Benvenuti al Nelson Mandela Stadium, lo stadio della palla ovale di Ancona, per questa giornata assolutamente importante che vedrà sul campo i Dolphins, padroni di casa, contro i Panthers Parma, campioni d'Italia e anche semifinalisti in Europa. Al mio fianco Massimo Terracina, che non ha assolutamente bisogno di presentazioni. Grazie Stefano Serafini, che anche tu direi ti sei fatto la tua fama, nel bene e nel male. E a bordo campo abbiamo la voce di Alberto Cantù, che ci assisterà. Ciao Stefano, ciao Massimo, un saluto anche ai telespettatori da casa, pronti come noi a vedere una bellissima partita di football americano qui da Ancona. Perfetto, allora siamo pronti a cominciare, le squadre sono negli spogliatoi in attesa di rientrare sul terreno di gioco. Giornata perfetta, calda ma non esageratamente, siamo sui 27 gradi, assenza di vento, fondo del Mandela come al solito assolutamente perfetto. Cosa ci aspettiamo? Voglio saperlo sia da Massimo Terracina sia da Alberto. Cosa ci aspettiamo da questa partita? Partita importantissima, è fine della classifica, perché quest'oggi si decide chi sarà, o meglio, se sarà Parma, Panthers o se saranno i Guelfi di Firenze, coloro che andranno a occupare la posizione in alto nel tabellone come seconda classificata. È chiaro che i Dolphins non sono disposti a regalare nulla, i Panthers sicuramente avranno da qui in avanti una stagione molto impegnativa, perché ci si mette di mezzo anche la semifinale europea, per cui la partita sarà sicuramente giocata all'ultimo pallone per tanti e tanti motivi che poi andremo a vedere durante lo svolgimento della partita, compresi gli infortuni, varie mancanze, per cui le squadre non si presentano al meglio della condizione, di sicuro quella psicologica però sì. Alberto. Massimo, sono perfettamente d'accordo con te, perché paradossalmente le squadre arrivano in un buon momento dal punto di vista di quello che hanno fatto vedere sul campo, ma se andiamo a vedere l'infermeria ecco che emergono delle crepe che le squadre dovranno essere brave a colmare in questa partita. Tanti infortunati soprattutto lato Panthers, quindi questa partita si certamente testerà la tenuta e la profondità del roster, chiaramente è un po' più profondo quello dei Panthers, che però, se possiamo iniziare ad anticipare il discorso infortuni in questa partita, sono privi di alcuni dei loro giocatori più rappresentativi, più importanti, tra cui Modest Puda, Nick Diaco e Simone Rinovi, solo per citarne alcuni. Quindi è una partita estremamente importante, non tanto ai fini per l'accesso ai playoff, in quanto entrambe le squadre ormai hanno accesso blindato, ma bensì per giocarsi questa terza posizione, che naturalmente prevederebbe per chi accederà come terza posizione la giocata in casa della prima dei playoff. Di conseguenza è una partita estremamente importante, sono due squadre che entrambe fanno la storia del football americano in Italia, non hanno bisogno nessuna delle due di alcun tipo di presentazione. Ricordiamo solamente che i Dolphins vengono da una bella vittoria in quel di Modena. Beh, è una vittoria importantissima soprattutto perché ha dato una tranquillità, mettendo un pochino in difficoltà la squadra di Modena, che comunque dovrebbe riuscire ad arrivare ai playoff, mentre invece sono già escluse i Rhinos Milano e i Mastini di Verona. Naturalmente l'ultima di campionato, che sarà la prossima settimana, vedrà una partita clou per l'esclusione dai playoff o l'inclusione ai playoffs, che vedrà opposti, e credo che sarà il game of the week, vedrà opposti i Warriors Bologna in casa ai Ducks Roma, quindi partita importantissima per decidere la settima. Per entrambe. Assolutamente, per decidere la settima e la sesta posizione. Sesta significa accesso alle wild card, settima significa esclusione dai playoffs. Quindi ci aspettiamo molte cose, una cosa ne la darei quasi per scontata: non è una partita facilmente prevedibile. Sulla carta i Panthers hanno sicuramente una nomea e un roster più lungo e più importante. Abbiamo detto vi sono alcune assenze estremamente importanti nei Panthers. Quello che mi aspetto, e spero che sia tu Massimo sia Alberto siate d'accordo, è una partita estremamente giocata da parte di entrambe le squadre, giocata bene, divertente, ed è quello che speriamo di vedere come spettacolo. Temo che su questo siamo tutti assolutamente d'accordo, temo che non ci smentiranno. Obiettivamente vorrei dire una cosa su quello che riguarda la storia dei Panthers.
è un momento in cui i Panthers hanno costituito una dinastia che parte dal 2010 e lo vediamo oggi cosa sono riusciti a costruire la squadra del presidente Bonvicini con un roster profondissimo nonostante le tante assenze che hanno minato la squadra. Ricordiamo che si sono presentati senza una decina di titolari nella partita persa a Modena che è risultata la surprise of the year. Assolutamente. Sì. E per quanto riguarda, dicevamo, questa era, ricordiamo che i Panthers hanno vinto 1, 2, 3, 4, 5 Super Bowl e ne hanno persi due, quindi 7 finali, anzi Italian Bowl, perdonatemi, 7 finali nel giro di un 12 anni, per cui niente male. Chiaramente i Panthers hanno costruito qualcosa di importantissimo. Quest'anno sono probabilmente scesi un pochino di livello rispetto ai livelli obiettivamente difficili da mantenere dell'anno scorso, hanno riassaporato il sapore della sconfitta, mentre i Dolphins, nonostante il record sia molto simile a quello dell'anno scorso, sono una squadra molto giovane che quest'anno a mio avviso ha compiuto un salto di qualità che li ha portati un attimino più su, quindi i livelli sono più vicini tra le due squadre rispetto a quanto potessero essere l'anno scorso e anche per questo sono convinto che oggi vedremo una partita davvero interessante. Sì, la cosa interessante è anche, come sottolineavamo subito all'inizio del collegamento, è il fatto che tra le file dei Panthers soprattutto vi sono assenze pesanti e naturalmente i primi due da citare sono proprio Diaco e Alinovi. Ed ecco che i Panthers stanno, a proposito, entrando in campo. Intanto andiamo a vedere la terza squadra in campo, come di consuetudine presentiamo gli ufficiali di gara che saranno a dirigere il game di oggi. Il referee è Stefano D'Amato, l'umpire Marco Sala, ambedue internazionali, head linesman Chiara Thomas che ha arbitrato la prima partita internazionale la scorsa settimana. Dopodiché abbiamo il line judge Maurizio Pilia, il field judge Elvira Di Battista, il side judge Luca Ferracuti e il back judge Domenico Gilardi. Ricordiamo che gli arbitri sono una parte importantissima del football americano, ma cosa lo diciamo a fare? Perché in realtà la terza squadra in campo è quella che poi decide le sorti per quanto riguarda le penalità dell'incontro. Quindi in maglia bianca con numeri specchiati, ed è veramente un colpo di vita dal punto di vista stilistico, i Panthers di Parma, campioni d'Italia in carica. Sì, i Panthers sono, come vedete, alla spicciolata, ma entrati sul terreno di gioco. Devo dire, Massimo, che questa tenuta bianca con i numeri argentati non è che aiuti un granché a vedere i numeri, perché con il sole c'è un riflesso impressionante. Speriamo di non fare delle gaffe clamorose sbagliando i numeri. Mettiamola così, ci aiuterà sicuramente a mascherare i nostri marchiani errori. Sì, quello speriamo di no, almeno per i marchiani errori. In attesa... Cercherò di aiutarvi io, che sarò leggermente più vicino, quindi magari avrò una visuale un attimino migliore. Grazie. Pronti per l'ingresso dei padroni di casa, i GLS Dolphins Ancona, in attesa della musica ormai decennale di ingresso, cioè Jump. Abbiamo parlato dei Super Bowl in precedenza, ricordiamo che i Dolphins purtroppo hanno giocato 4 Super Bowl dal 2001 al 2004 in uno in seguito all'altro, tutti persi per mano dei Lions Bergamo, quindi sono capitati purtroppo nella dinastia dei Lions. Nella grande era dei Lions. E adesso? Pronti. Ci siamo. GLS Dolphins che prendono la parte centrale del campo, prendono possesso del proprio campo in maglia verde tradizionale con bande arancioni, quindi facilissimamente distinguibili le due squadre, almeno questo ce lo concedono. Testa, cuore, gambe e headline d'ingresso per quanto riguarda i Dolphins, come vedete. Ma cos'è, la canzone del rappresentante di lista? No, è un modo di dire datato, molto datato, ma sempre estremamente funzionale per quanto riguarda i Dolphins, anche perché bisogna tenere in considerazione che questa è una cosa che, con cui vengono addirittura gli under 13 o gli under 15 vengono fatti entrare in campo, perché cuore, testa e gambe è veramente il motto per i Dolphins d'ancora. Bene,
Allora, in attesa dei capitani per il coin toss, andiamo a vedere che cosa hanno fatto la scorsa settimana i Parma Panthers. Sì, nella... che hanno giocato, chiamiamola... sì, potremmo chiamarla Coppa Europa, chiamiamola così. È una competizione che mette di fronte a inviti le migliori squadre europee. I Siemens avevano abituato l'anno scorso, per esempio, negli anni precedenti, ad affrontare gli Svarco Raiders, squadra che poi è passata più o meno alla Lega più alta, esattamente alla Lega Europea. E quindi i Parma Panthers, come rappresentanti italiani, hanno affrontato questa squadra di Vienna, i Danube Dragons, e li hanno battuti con un perentorio 21-0. Però questo significa che fra due settimane giocheranno contro la squadra francese dei Flash, mi sembra, giocheranno la semifinale, a Coira giocheranno con i Calenda Broncos, mentre invece i Flash affronteranno gli Swabish Unicorn, squadra tedesca di un'altra categoria, che probabilmente è la maggior candidata alla vittoria del titolo. Nel frattempo i capitani, come vedete, per i Dolphins sono entrati 5 capitani, ma uno solo, il numero 62, Alessandro Gammelli, va a fare il coin toss. C'è un motivo, lo scopriremo strada facendo, ma è l'ultima partita in regular season per Alessandro Gammelli, perché per raggiunti i limiti d'età alla fine di questo campionato si dovrà ritirare, pur che lui non sia un granché contento, però al di là di quello si dovrà ritirare. È un centro ormai diventato piuttosto storico, è di Pescara e sono anni che fa avanti e indietro per potersi allenare da Pescara ad Ancona e da Ancona a Pescara. 146 chilometri sempre, regolarmente. È bravo Gammelli. Quindi standing ovation per Gammelli, che si merita questa menzione, soprattutto per la longevità come atleta e per la dedizione ai colori dei Delfini. Ora sta per iniziare la partita, special team all'ingresso del campo. Bisogna segnalare che ci sono gli americani che giocano. I giocatori stranieri in queste due formazioni, abbiamo il quarterback Bowles, Brooke Thomas Bowles, che è il numero 2 dei Panthers, e il numero 42 Dawson Christopher Dales, sempre dei Panthers. Per quanto riguarda i Dolphins, naturalmente al numero 4 Zachary Quattrone, al numero 15 il quarterback Di Galbo e al numero 41 Sherman, che nasce come linebacker, ma ad esempio contro la partita contro i Vipers è stato utilizzato anche in attacco e a quanto pare verrà utilizzato anche quest'oggi in fase d'attacco. Intanto i Dolphins con la figura di Cristiano Brancaccio si preparano al calcio, mentre i Panthers, come potete vedere, sono già schierati per il ritorno. Quindi primo drive d'attacco per i Panthers. Ricordiamo che la classifica in questo momento vede i Panthers Parma. Attenzione, un miscatch. Ottimo gioco dello special team, complice un errore del ritornatore parmense. Ottima la copertura dei Dolphins, i quali fermano entro le 10 yard la formazione del kickoff return dei giocatori in maglia bianca. Sì, posizione non precisamente felice per l'inizio di una partita, perché palla esattamente sulle proprie 10. Da lì partirà il primo drive d'attacco bianco-argento e vediamo lo schieramento. Ricordiamo i saluti, naturalmente i saluti sportivi degli antagonisti, ma soprattutto ricordiamo che i Panthers sono terzi in classifica in questo momento e i Dolphins quarti, quindi i Panthers hanno 4 vinte e 2 perse e i Dolphins 4 vinte e 3 perse. Prima azione, lancio molto, una bella sciabolata del quarterback Bowles, che non viene minimamente considerato né ricevuto dal ricevitore esterno sinistro della formazione in maglia bianca, quindi siamo a un secondo tentativo e 10. Vediamo attacco no huddle offense per i Panthers. Lettura sulla linea da parte del quarterback, un solo running back. Ed è una finta, ed è lui che si incarica di portare avanti il pallone.
sfruttando i blocchi della sua poderosa linea di attacco che già abbiamo avuto modo di conoscere, e poco guadagno, direi 4 yard, quindi terzo tentativo 6. Bols ci ha abituato alle sue corse, abbiamo ha ottime statistiche per quanto riguarda le corse personali, oltre che naturalmente per i lanci. Trip, cioè 3 ricevitori sul lato sinistro, 2 ricevitori sul lato destro, 5 ricevitori esterni. Di nuovo lancio assolutamente fuori misura, non c'è nessuno né in maglia verde né in maglia bianca per ricevere il pallone. Quarto tentativo e cambia la formazione sul terreno di gioco per i Panthers, quindi direi che ci si avvicina a un punt di allontanamento. Vediamo anche Felli col numero 10 già schierato, quindi molto probabile, a meno che non, ovviamente non vi siano finte, ma in questa temo fase, proprio di no. In questa fase di gioco. Comunque temo anche che in questo momento i giocatori, il ricevitore di Parma e il quarterback fossero su due pagine completamente diverse, sì, dal playbook. Sì, perché non, capita, non, è un miscommunication. Difatti questo è il pericolo che si può correre quando fai la no-huddle offense. Punt lungo e siamo a 2 punti per i Dolphins. Safety. È una safety per i Dolphins, quindi 2 punti guadagnati grazie a uno snap, o posso dirlo, orribile, perché è passato. Ma no, lo snap era molto bello, ma, un po' alto. Mamma mia, cioè Felli è già alto di suo e gli è passato, ecco, sopra i 2 metri. Un'azione proprio disgraziata, mi ricordo un po' il Super Bowl di Denver perso contro la formazione di Seattle. Più o meno safety era primo drive. Quindi cambia il punteggio così, al primo quarto di gioco, al primo drive d'attacco dei Panthers, vanno sotto 2-0 per colpo di uno snap abbastanza infelice. Adesso ci sarà il kick-off. Un free kick, direi. In questo caso... Sì. Ecco, naturalmente ricordiamo che la palla parte dalle 30 yard in quanto il campo è leggermente più corto, per cui non ci sono, mancano 10 yard dal campo, per cui parte dalle 30 yard. Sì, il Mandela è un campo naturalmente omologato, ma da 90 yard, quindi vedrete anche che mancano appunto 10 yard all'appello, ma è un campo da 90. Quindi Felli di nuovo in campo per la palla, cade dal TNT. Inizio un po' confuso, devo dire, almeno per quanto riguarda i Panthers. È evidente che, come si diceva, il fatto di avere la no-huddle alle volte può essere un'arma a doppio taglio. Difatti il non comprendersi fa il quarterback e il ricevitore, e poi probabilmente anche questo snap non ha sicuramente inciso in maniera positiva, e comunque eccoci qua al ritorno da parte dei Dolphins, i quali invece non pasticciano sul ritorno di calcio. Bello, mentre vanno, bellissimo ritorno, nulla da dire, eccellente ritorno di quasi 30 yard. Giuliani che ritorna la palla fino alla linea praticamente delle 40, delle proprie 40, quindi posizione, siamo sulle 39, ottima posizione per l'attacco Dolphins, da qui primo drive d'attacco verde arancio dei padroni di casa, guidato naturalmente da Colin Di Galbo. Alle spalle di Colin Di Galbo, quarterback, e vedi c'è che Sherman, e al lancio immediatamente anche Di Galbo, ma assolutamente incompleto, anche questo fuori misura come lancio su il numero 1 Orlandini. C'è stata un'interessante finta del numero 37 Zanardi, che si è spostato parallelamente alla linea ed è entrato forzando Di Galbo a fare un quick release, in quanto era praticamente passibile di sec se non avesse rilasciato il pallone in fretta. Probabilmente questo ha tolto il timing della traccia. Parlavamo di schierare Sherman anche in versione offense, non solo linebacker, ed eccolo immediatamente utilizzato, prima schierato come running back e poi schierato come ricevitore da motion.
Eccellente l'intervento del numero 42 Dales, 41 quindi due americani, che gli ha aperto le braccia e gli ha fatto perdere il pallone. Per fortuna della squadra dei Dolphins, il pallone non era ancora in pieno possesso del numero 41 Sherman, e quindi lancio incompleto. Terzo tentativo e 10. In pratica è un nulla di fatto, siamo al terzo. Wood sotto fortissima pressione, quasi Colin intercettato. Di Galbo, e il numero 52 Panthers Belli rischia a suo favore, per il suo vantaggio, quasi mette le mani sul pallone, pesante la pressione su Di Galbo, che si è dovuto liberare dalla palla con cortese sollecitudine e lo ha fatto in maniera abbastanza goffa. Oltretutto mi sembra che sia stato anche urtato il pallone, per cui ha preso questa traiettoria un po' particolare e a momenti viene intercettato da Vanni Belli. Massimo, diamo la linea ad Alberto dal bordo campo. Da bordo campo, e parlando un po' con i giocatori dei Dolphins, c'è la sensazione che l'attacco abbia bisogno di un po' di tempo per trovare la giusta quadra a livello di linea offensiva, essendo i Dolphins al terzo centro schierato in stagione dopo Gammelli e Chiappini, che chiaramente non sono disponibili oggi. Grazie Alberto. Time out Dolphins, primo time out. Time out chiamato dai Dolphins, evidentemente c'era un qualcosa che non girava e non funzionava nel modo giusto sulla linea, quindi il coaching staff Dolphins ha preferito chiamare. Probabilmente c'era un tentativo di forzare il blocco del punt, infatti 10 giocatori della linea di Parma erano schierati sulla linea dei Dolphins, per cui una pressione esagerata e un solo ritornatore, quindi si andava per il blocco del punt. Probabilmente coach Rotelli ha voluto dare qualche ulteriore informazione ai propri giocatori per come contrastare questo tipo di azione. Rientrano le squadre in campo, vediamo Brancaccio con il numero 44 schierato come punter. Vedi che sono tutti sulla linea? Sono tutti schierati, escluso uno. Riesce Brancaccio a calciare, non è un granché come calcio, è decisamente stato no. Molto forzato, quindi oltretutto allontanamento relativo. Nulla di fatto, questo significa che il punteggio rimane fissato sul 2-0 in virtù di quel safety, auto safety, che chiamiamolo autogol, perché in realtà non è stata nessun merito per quello che riguarda la formazione dei Dolphins nell'acquisire questi due punti, ma demerito nello snapper di Parma, ma sono cose che accadono. Diciamo che rispetto a prima i Panthers ripartono da una quindicina di yard più avanti, quindi primo e 10, palla posizionata sulle 30. Sono cose che accadono più spesso quest'anno ai Panthers rispetto al passato, comunque tanti problemi di disattenzione per loro. Probabilmente cambiare tanti giocatori, intanto andiamo di corsa. Questo fullback molto potente, sempre il 42 Dales, il quale cerca di far capire la legge del più forte. Sì, decisamente, testa bassa e caricare, e ha sfondato la linea Dolphins, ha chiuso il down con questa corsa, è indiscutibile che abbia proprio fatto valere il proprio peso. Ma direi che anche i blocchi della linea sono stati efficaci, perché sono stati spostati gli uomini della difesa dei Dolphins da almeno 5 yard. Per cui adesso siamo nuovamente al quarterback che tiene la palla. E questa volta corre Bowles, che con un bellissimo spin out riesce a deludere il primo placcaggio e si prende altri 5 yard. Quindi due primi tentativi, vedi, adesso si gira, pum! Ci vogliono altri due giocatori per fermarlo. Stiamo parlando sempre del numero 41 Sherman, che in questo momento, per quanto riguarda la formazione di Ancona, sta facendo l'asino e il boia. Sì, attacco e difesa, per intenderci. Motion, finta di Jet di nuovo, ed è ancora il running back Dills, che a questo punto comunque anche Dills è schierato sia attacco che difesa, quindi evidentemente tutti e due i coaching staff hanno deciso di sfruttare a pieno i propri giocatori statunitensi. Ricordiamo che ai Panthers manca uno dei tre import, per la precisione, di Aco,
e di conseguenza sfrutteranno o tenteranno di sfruttare al massimo le capacità degli altri due giocatori import a roster. Beh, diciamo che la giornata non aiuta il doppio ruolo perché è parecchio caldo e siamo ancora al quarterback che tiene palla con questa finta di jet sweep, direi che è il leitmotiv di questo drive. Bowles, il quale finge di lasciare la palla all'uomo in motion, poi in realtà se ne va dentro lui quando non dà la palla a Sherman. Un po' monocorde, fra un po' ci aspettiamo all'improvviso quando nessuno se lo attende, un bel lancione da qualche parte, vediamo. Ma sì, anche perché è vero tutto, ma il fatto che vengano utilizzati esclusivamente i due giocatori statunitensi in questo drive d'attacco, a proposito proprio di quello che dicevi tu, a proposito del lancio, un lancio appena profondo detto. Ed è touchdown. Come ti dicevo, questo è quello che accade. E questo è proprio questo è il manuale di football. Fai stringere la difesa, fai stringere la difesa, fai stringere la difesa ed e poi aprila. Sylvester Ampoma, il quale riceve su un post, su un corner esterno, elude la sorveglianza del difensore, il quale comunque gli era addosso, ma questo lob, perché il lancio è stato abbastanza morbido e alto ad arco, è riuscito a catturarlo. Felli, se non sbaglio, al calcio. Sì. Il cecchino Felli, che ha statistiche impressionanti, quindi non mi aspetto che sbagli da una distanza così ravvicinata. E infatti non ha sbagliato. Per cui 2-7, i Panthers si riprendono subito dopo essersi inceppati sulla. Ecco, vedete il lancio morbidissimo, esattamente proprio nelle mani del ricevitore, che nonostante fosse coperto è riuscito a ricevere perfettamente. Diciamo quindi che manuale, proprio questo è il cornerback manuale. Poco poteva farci perché era comunque leggermente in ritardo e poi è un lancio messo in una posizione dove o non lo prendi, cioè nel senso o è un incompleto o lo catturi. Gran lancio di Bowles, che è ancora più da apprezzare in virtù del fatto che lanciare così bene contro i Dolphins non è per niente facile. Una situazione del genere, Quattrone aveva intercettato tale Markel Castle contro i Seaman. I Dolphins sono primi per intercetti a 11, quindi bravissimo il quarterback e il ricevitore dei Panthers. Difatti è andato su Ragnetti invece che andare nella zona difesa da Quattrone, casualmente. È stato ben lontano, è stato ben lontano da Zachary Quattrone. Kickoff molto lungo, molto profondo, che si lascia scorrere perché esce direttamente da fondo campo, quindi si ripartirà dalle 20 con il secondo drive d'attacco per quanto riguarda i Dolphins. Comunque già queste direi che sono avvisaglie della partita che ci aspetta. Una partita indiscutibilmente me l'aspetto bellissima, sono due squadre molto belle da vedere giocare, belle le difese, belli gli attacchi, con due quarterback decisamente estrosi anche, oltre che bravi. Oh, ricordiamo che per quanto riguarda gli attacchi, i Panthers hanno il terzo attacco del campionato e i Dolphins il quarto. Così come per le difese abbiamo i Dolphins che sono la seconda difesa del campionato e i Panthers la terza. E siamo nuovamente brutto errore di Caccialupi, esattamente nelle mani di Caccialupi, il quale era posizionato perfettamente. Il quarterback di Galbo viene spinto dalla pressione, vedete, tanta sulla pressione. Parte esterna, si libera, cerca di fare un lancio in controflusso, ma non c'è nessuno nella zona, anzi forse è caduto, si trattava del numero 21, il nostro Zoppi, il quale cade e lascia il campo completamente libero. Errore di valutazione di Di Galbo, il quale si fa beccare impreparato. E qui è una situazione molto pericolosa perché siamo a ridosso della red zone dei Dolphins. È evidente già da queste prime battute di gioco che i Panthers in difesa impostino molto per dare tanta pressione su Di Galbo. E trip sul lato sinistro, single giocatore ricevitore sul lato destro e corre e Federico di nuovo Quarella. Corre e di nuovo corre, questa volta ben fermato dalla linea difensiva Dolphins.
diciamo che si è ripiegato su un giocatore italiano, perché i Panthers cercheranno di fare lo stesso gioco di prima, probabilmente molto conservatori. Avanziamo, male che vada al quarto riusciamo a mettere tre punti fra i pali, oppure su un terzo tentativo vediamo se riusciamo, a meno che non chiudano il down prima, a fare una bella giocata aerea. Sì, va detto che entrambe le squadre hanno nei loro Panther kicker persone, Brancaccio per i Dolphins e Felli per i Panthers. Bellissima la penetrazione del numero 82 in maglia verde. Parliamo di Domenicone che ha bloccato la corsa sul Nasher, anzi addirittura l'ho spinto indietro. È un tackle for loss. Siamo sbagliati prima, era il numero 63 a correre Mattia Penini per quanto riguarda la formazione di Parma, questi numeri ci ingannano. Lo vedete nuovamente schierato alla destra del quarterback Bowles, sempre un trip sulla sinistra e siamo al lancio. Attenzione, il lancio non è male ma è quasi intercettato. Non è, nonostante il tuffo del difensore, bel dropback di Petrilli, grande pressione, lancio esterno, Petrilli si butta e quasi lo intercetta. Bel gesto atletico da parte di ambedue i giocatori, anche del ricevitore di Parma. E adesso, come si diceva, ecco Felli, quindi come ti avevo detto, terzo tentativo lancio, quarto tentativo andiamo al field goal che porterebbe il punteggio sul 10-2. Sì, Petrilli ha provato a convincere l'arbitro che era riuscito a intercettare, ma era evidente il fatto che le ginocchia fossero già a terra. È un field goal piuttosto lungo perché viene calciato dalle quasi 35. Sì, ma Felli è bionico, ma Felli, lo sai. Felli ci ha abituato a calci importantissimi tipo ed questo. È buono. Quindi punteggio che va sul 2-10 a favore dei Panthers Parma. E Panthers Parma che hanno messo in difficoltà il quarterback avversario, che però è un giocatore che lungo la sideline si dimostra sempre molto molto calmo e tranquillo. Anche in questo caso Di Galbo sta lanciando chiaramente per tenere il braccio caldo, sta conversando con Loris Aquinati che è il suo offensive coordinator, ma non lo si vede scosso in nessun modo nonostante l'errore che comunque è costato tre punti segnati grazie al calcio di Felli. Diciamo che questa potremmo chiamarla esperienza. Sì, Di Galbo è una persona che è abituata ad avere pressione addosso, perché chiaramente i Dolphins, lo sappiamo molto bene, non hanno una linea d'attacco pesantissima e quindi quando sbatte contro a linee, in questo caso di difesa, di squadre avversarie molto pesanti, soffre un po'. Si gioca, i Dolphins giocano tanto sull'agilità e sulla velocità, però la differenza peso. Però attenzione, perché oggi i Panthers stanno schierando una difesa particolarmente ficcante, cercano di entrare molto di più di quanto fanno di solito, almeno per quello che posso capire da queste prime fasi della partita. Ritorno di calcio, siamo sempre sulla molto parte buono, abbastanza buono. Adesso tutti lo prendono in braccio il ritornatore fino a che cercano di metterlo a terra, e questa volta è stato il numero 21 a fermarlo, Airoldi, Alex Airoldi, che si macchia di questo placcaggio, si macchia in positivo naturalmente, e posiziona la palla con un primo tentativo e 10 nella metà campo dei Dolphins sulle 25 yards. Quindi sarà un primo tentativo e ovviamente 10 da guadagnare per l'attacco padrone di casa. Sicuramente assisteremo a tanta pressione ancora, perché i Panthers hanno chiaramente stabilito che il leitmotiv per loro sarà dare pressione, palla, e naturalmente a proposito di quello che dicevamo della linea di difesa, la linea di difesa non si sposta di un centimetro e il portatore di palla, che è Sherman, non riesce a penetrare e il guadagno è diciamo una yard, quindi sarà un secondo e 9 da guadagnare. Sono certo che Rotelli sta facendo i suoi calcoli, ma non credo che le corse paghino in questo momento contro una difesa come quella di Parma, che però potrebbe aver commesso un fallo. C'è una flag. È un gioco gratis, ma conviene accettare la penalità. Ricordiamo, sì, che le penalità, il guadagno è molto basso. Ricordiamo che le penalità nel football americano vengono assegnate con una perdita di yard da parte della squadra che l'ha commessa.
Quindi vediamo il referee che si avvicina alla sideline anconetana in attesa di stabilire se accetta la penalità. Offside, difesa numero 3, 5 yard di penalità, si gioca al secondo down. Signor D'Amato ha sentenziato. Chiaramente era, il guadagno era decisamente inferiore, quindi l'head coach Rotelli per i Dolphins ha accettato la penalità, così sarà di nuovo un secondo tentativo e a questo punto saranno 4 le yard da guadagnare per l'offense verde arancio, padroni di casa. Molto interessante come si sta sviluppando la partita, anche se i Panthers, dall'alto della loro dominanza negli ultimi campionati, hanno messo in carniere abbastanza punti per essere tranquilli, ma siamo al primo down. Uno scarico molto veloce su Orlandini da parte di Galbo, chiusura del down, quindi saranno di nuovo i 4 tentativi. Vedete nel replay che lo scarico di Galbo è molto veloce, probabilmente questa sarà una delle chiavi proprio per l'attacco Dolphins, perché se i Panthers continueranno a dare una pressione così forte sulla linea d'attacco verde arancio, molto probabilmente ci saranno scarichi esattamente anche in questo caso su Nocera col numero 35. Sono lanci molto veloci. Sono lanci veloci, il quick release paga. Diciamo che comunque i Dolphins fino a questo momento non è che stiano subendo in maniera particolare. Certo, hanno avuto un problema di un intercetto perché il ricevitore è caduto ed era in perfetta posizione Caccialupi. Però, come vedi, la palla non è ferma, per cui il secondo tentativo è 7-6-7 yard, palla in mano ai Dolphins sulla linea delle 40 yard. Di Galbo ancora veloce lo scarico, tipped su Zoppi, era un pallone molto veloce, Zoppi se l'è visto proprio passare tra le dita. Sono sciabolate, non sono lanci facili da ricevere, soprattutto perché arrivano a una bella velocità. I quarterback americani hanno questo di differente da quelli italiani, la velocità del pallone. Sono dei veri e propri missili, diciamolo. E quindi ancora schierato al fianco di Galbo Sherman. Vediamo se sarà una corsa di nuovo. Ci spostiamo sulla parte destra del campo. Di Galbo corre, scarica, incompleto. Oltretutto il giocatore di Ancona era caduto a terra. Ha cercato, era Gianfelici col numero 87. Non è riuscito a trattenere il pallone. Di conseguenza nulla di fatto, un quarto tentativo, entra lo special team. E la situazione si sta un po' complicando per quello che riguarda i Panthers e i Dolphins Ancona, GLS Dolphins, perché in effetti non hanno ancora concretizzato, a parte due o tre primi down, un possesso importante che li abbia portati a dei punti. Quindi in questo momento possiamo dire che la supremazia difensiva sta premiando i Panthers. Vediamo un punt abbastanza alto. Questa volta Brancaccio ha se lo vanno a fermare è meglio, perché in questo caso possono far ripartire i Panthers da più indietro, però va bene. Il pallone rotolando esce dal terreno di gioco. Colto questo punt di Brancaccio come una grande ricezione, non diciamo un touchdown, però magari quella piccola scintilla, quella piccola azione che ti dà fiducia, che serve sicuramente a una squadra che si trova sotto nel punteggio. Sì, Brancaccio questa volta ha avuto tempo per poter calciare, a differenza della volta precedente, del punt dell'allontanamento precedente, che in cui ha subito una pressione veramente notevole. Si è visto, Brancaccio è un ottimo calciatore, di conseguenza si è visto che se ha un attimo di tempo a disposizione il pallone lo ferma bene. Intanto ritorna in campo l'attacco guidato da Bowles, il quale in 6 partite ha lanciato 91 volte, anzi ha completato 91 lanci su 172 tentati, ha avuto 4 intercetti, 52,9 di percentuale e 1213 yard guadagnate con 9 touchdown. Palla ancora, clamoroso il buco che gli ha aperto la sua linea, ancora Deis che corre, ha avuto un'autostrada davanti, l'ha sfruttata completamente, non solo chiusura del down ma ampiamente chiusura del down, al punto tale che arriva sulla linea delle 30, quindi un guadagno di almeno 13-14 yard. Doloroso. Sì, sì,
Sicuramente il coaching staff Dolphins sta prendendo le misure a questo attacco Panthers e naturalmente viceversa anche alla difesa Panthers. Allora, in questo momento i Panthers stanno facendo una cosa molto semplice, stanno togliendo quattrone dal gioco. Sì, evidentemente hanno valutato come quattrone un personaggio estremamente pericoloso per loro e giocano completamente dall'altra parte del campo. O comunque, se dovessero correre sull'esterno, lo fanno anche dalla sua parte, come è successo adesso, ma con delle corse che hanno semplicemente il compito di testare la parte esterna, che abbiamo già visto che sull'interno la linea domina, però vediamo l'esterno per capire come muoversi. E comunque vedo che i Panthers in questo momento stanno vincendo sulla linea la partita. Sì, assolutamente. Ancora una corsa, questa volta viene fermato proprio sulla linea. Days non è riuscita in questa occasione la linea d'attacco Panthers, che comunque da anche nel monitor, che anche in televisione o comunque sul device su cui state guardando questa partita, potete notare la fisicità della linea d'attacco Panthers, che comunque al di là di tutto la velocità della linea difensiva a testimonianza di Ancona testimonia il fatto che un running back da solo non va da nessuna parte, sono ai blocchi della linea, nemmeno il poderoso Dales. Lancio profondo. Nettissima interferenza. Allora, in questo momento i Panthers hanno identificato nel numero 22 di Ragnetti il punto debole della difesa. È sì, più piccolo e più lento. Difatti, cosa è successo? Battuto, non aveva assolutamente idea Ragnetti di quello che stesse accadendo e si è dovuto aiutare in qualche modo regalando un completo da circa 50 yard. Primo down. 50 yard, una specie di lancio da 50 yard. Più o meno sì. È stato Panthers un'interferenza obbligatoria. Da enciclopedia del football. Cioè proprio è stata vistosissima, ma d'altra parte se non l'avesse fatto probabilmente ci sarebbero stati altri punti sul tabellone. Non lo so se avrebbe completato. Comunque ribadisco, sempre distanti da quattrone. Sempre. Quattrone da una parte, il pallone normalmente Panthers va dall'altra. Stavolta il pallone rimane in mano a Bosch, finge di lanciare. Finge, poi esce dal campo braccato da Raffaele Rotelli, ma esce naturalmente prima di ricevere inutili colpi in questo caso. Ma comunque ampia chiusura del down anche in questo caso, per cui di nuovo primo tentativo e 10 da guadagnare per Panthers Parma. Complimenti anche a Bonzanni comunque, che si è guadagnato separazione istantanea e ha forzato quella pass interference piuttosto evidente, direi. Sì, assolutamente sì, l'interferenza era vistosissima e il ricevitore è molto bravo perché è riuscito a costringere. In effetti hai ragione Massimo, non so se fosse stato in grado di ricevere, in questo caso Bowles lancia direttamente sulla sideline. Non gli hanno detto che quel signore col cartellino non sta giocando, ma no, va bene, però l'aveva quasi completato, attenzione sì, perché è un bel braccio. Vabbè, a parte gli scherzi, comunque è stato un lancio, anche questo probabilmente è stata una miscommunication. Vediamo, secondo tentativo e 10 yard, però vedi che la facilità con cui i Panthers muovono palla è disarmante. Sì, hanno opzioni di giochi più o meno infinita, fuori ecco, gioco, sì, evidente della gioco difesa. Gioco gratis, intercetto. Intercetto e non vale nulla. Non vale niente. E guarda caso chi ha fatto l'intercetto, e questo era il motivo per cui chiaramente non giocavano su... Vedi che i giocatori di Parma sono fermati, cosa mai da fare, anche se è un gioco gratis, le bandierine, le flag potrebbero essere anche per un fallo differente. Per un qualsiasi altro motivo. Esatto, quindi sempre giocare, poi andiamo a discutere. Anche Quattrone in realtà non stava correndo, stava passeggiando per il campo. Ed è stato probabilmente un encroachment. Però a proposito proprio di quello che dicevi Massimo, l'unica volta che hanno lanciato offside, difesa 5 yard di penalità e ancora secondo down, l'unica volta che hanno lanciato, dicevo, su Quattrone immediatamente si è fatto vedere, diciamo hanno lanciato lì vicino. Sì, e beh, Quattrone ci ha abituato
più volte ad avere un raggio d'azione estremamente ampio per quanto riguarda il discorso degli intercetti. Anch'egli parte di quella nazionale italiana che ha vinto in ottobre scorso contro la Svezia il titolo di campione d'Europa, quindi noi siamo campioni d'Europa in carica, spieghiamolo a tutti. Un 2021 lancio brutto su Brambilla, lancio brutto perché è impossibile assolutamente da ricevere, gli è arrivato praticamente in mezzo ai piedi. Sì, noi siamo campioni d'Europa e va ricordato che il 2021, anno d'oro per l'Italia, in ogni campo, in ogni sport, vanta, può vantare anche questo titolo, e cioè il football americano è campione d'Europa. Intanto in time campo out. Eccoci. Parma, primo time out. Ricordiamo che sia Parma che Ancona hanno già usufruito di un time out, quindi rimangono due time out a testa, e siamo ancora nel primo periodo di gioco. Il punteggio è fermo sul 10-2 per quello che riguarda la formazione dei Panthers in vantaggio, che stanno bussando prepotentemente alla red zone dei GLS Dolphins. Sì, perché la palla è sulle 23 difensive Dolphins e siamo a un terzo, saremo alla fine del time out a un terzo tentativo e chiaramente i Panthers vogliono mettere in tasca, vogliono mettersi in tasca altri punti per in ogni caso mantenere distanti i Dolphins. Questo time out, io sono al momento sulla panchina lungo sideline Dolphins, ma si è visto benissimo Bowles furente per i vari episodi di miscommunication che abbiamo visto in questo primo tempo. Per la squadra di Parma sicuramente dovevano registrare qualcosa, perché abbiamo visto due o tre situazioni in cui Bowles non era sulla stessa frequenza dei suoi ricevitori. Sì, abbastanza evidente, Alberto, fra cui il lancio direttamente sul dirigente Panthers sulla sideline. Allora, terzo tentativo, uomo in movimento e Bowles scivola. Andrebbe toccato, perché se si rialza... Infatti a scanso di equivoco c'è stato toccato. No, hanno aspettato un po'. Ricordiamo che il giocatore intonso che scivola da solo può tranquillamente rialzarsi e continuare a correre. Se invece cade o scivola e viene toccato a terra, allora a quel punto lì la palla muore in quel punto. Quarto tentativo, perso una yard e probabilmente potrebbero anche provarci, oppure viene Felly. Adesso vediamo, perché non finisce il quarto. Fine del primo quarto. Fine del quarto, si cambia campo. Quindi inversione delle posizioni sul terreno di gioco. Adesso vedremo se decidono di andare per i pali. Per i pali, perché la posizione per Felly è fattibile. È bella lunga, perché siamo a cavallo delle 29 yard solo per il posizionamento della palla, più 10-12 dello snap, diventa almeno un calcio da 37-38, più 10 dell'end zone, quindi una cinquantina di yard ci stanno tutte. Ribadisco, nei piedi di Felly ci sta, però poi i miracoli. Vabbè, diciamo che Felly è un calciatore estremamente affidabile. Adesso vi potrei andare a cercare le sue statistiche, ma ne riparliamo dopo, che non mi sembra il caso, perché sì, sta per riprendere il gioco. No, pare lo giochino. Beh, e vanno anche in addle. Direi che non è una brutta idea. Vedi che adesso smettono di fare la no addle offense, comunicano. Sì, perché se, come ci diceva Alberto, Bowles è innervosito da questi misunderstanding sul terreno di gioco, chiaramente si può passare, e l'hanno appena fatto. Allora, ha confabulato con Dales e non mi aspetterei anche un trick play. Vediamo. No, semplicemente un bel blocco e un lancio lunghissimo intercettato. Ed è intercettato, no! Che cosa si è fatto scappare? Christian Giardinieri, mamma mia, l'aveva in mano! Vabbè, sarebbe stato... No, guarda, è meglio, perché in questo caso, sul quarto tentativo, lui non ha intercettato, ma la palla passa ai Dolphins, da dove l'hanno snappata i Panthers. Quindi, nell'ipotesi peggiore, ha perso comunque l'intercetto, ma ha guadagnato una posizione migliore di campo. Possesso di palla che cambia, il pallone va in mano all'attacco verde arancio, padrone di casa di Galbo, e alle sue spalle vediamo Brancaccio.
importantissimo questo breakdown, doppio slot che consente comunque nuovamente una fase di attacco per i Dolphins, che potrebbero anche riportarsi sotto. Di Galbo trattiene il pallone, decide di correre in proprio e guadagna almeno 5 yard e esce da solo dal campo per evitare inutili colpi che fra parentesi stavano arrivando. Guarda, guarda, è forzato sull'esterno perché tengono benissimo la parte esterna, il box esterno, buono il blocco della linea anconetana che consente quella frazione di secondo a Di Galbo e farlo andare. 6 yard di guadagno, secondo e 4. Palla attorno alle 35 yard, adesso anzi, 36. Adesso sono i Dolphins a usare la no-huddle offense. Lancio veloce su Orlandini che riceve. E chiude il down, secondo me. Molto probabilmente chiude, adesso vedremo perché sembra esattamente sulla linea delle 10 yard. Il forward, sì, primo down. Chiuso il down, perfetto. Il forward, vedi, il punto più avanti in cui è arrivato prima di essere placcato è quello che si usa, era sulla linea. Il segna down, il palo era pochi centimetri dietro, quindi primo down, primo 10, palla sulle 40 yards. Branchiaccio come running back esce, viene sostituito da Giuliani. Automatico sulla linea. Di Galbo chiama un audible, lancio veloce proprio su Giuliani che regge i primi due impatti. Riesce a guadagnare con il secondo effort, riesce a guadagnare almeno un'altra yard e quindi saremo al secondo tentativo con almeno 5 yard guadagnate, sì, direi, ecco, proprio 5. Mi meravigliavo di non vedere questo attacco che ha reso una stagione vincente quella dei Dolphins fino ad ora, questo attacco fatto di brevi lanci, brevi tracce, veloci nell'esecuzione, che ha fatto male a diverse squadre. Scarico veloce di nuovo, questa volta su Nocera che riesce a non solo ricevere, bisogna aspettare l'intervento di Deise per i Panthers che lo appoggia, diciamo che Deise dal campo è leggermente irritato da questo guadagno dei Dolphins, a questo minimo di stizza che dimostra con questa cattiveria nella spinta, ma finché sei in campo affari tuoi. Assolutamente. I Dolphins stanno muovendo la palla, evidentemente il coaching staff dell'offense verde-arancio ha cambiato qualcosa, di nuovo audible, automatismi chiamati da Di Galbo. Beh, fondamentale la lettura sulla linea, infatti vedi come sono schierati, conoscendo come giocano le squadre, vedi lancio, come giocarla. Lancio pericoloso. Piuttosto pericoloso, chiede, il lancio era su Raffaele Rotelli. Chiede l'interferenza a Raffaele Rotelli. Vedete che c'è stato un contatto. Rischia, l'arbitro era esattamente lì. Quindi rischia il numero 37 Zanardi di intercettare, però la palla gli sfugge. Nulla di fatto. Secondo tentativo 10. Bel pericolo corso dalla squadra di Parma. Comunque siamo sempre nella metà campo difesa dalla squadra di Parma, secondo e 10. Di Galbo in impostazione, tempo per lanciare ma viene braccato e alla fine viene anche seccato dal numero 3 Vilcari e c'è un tackle for loss impressionante, parliamo di almeno 10 yard perse, almeno, adesso vedremo. Non ha tenuto la linea, il problema in questa azione è che Di Galbo si è trovato da solo, ha provato a scappare da una parte, c'era Land, quando si è girato per girare dall'altra, il perfetto pursuit della linea difensiva di Parma, che come vedi adesso gioca con tre uomini di linea, di cui due down, per cui è una prevent totale, anzi tre down, con il linebacker nel mezzo che fa un po' la spia. Di nuovo pressione, di nuovo su Di Galbo che decide di correre e di uscire dal campo. Hai visto Vanni Belli che gli gioca da spy, fa esattamente lo specchio sul quarterback. Sì, tiene d'occhio solo lui, esatto. Si disinteressa completamente di tutto quello che gli succede attorno e segue solo ed esclusivamente Di Galbo. E difatti, avendo fallito il placcaggio sull'uscita di Di Galbo, c'è stato un guadagno ulteriore, guadagno che comunque porta a poco di fatto, perché è sempre un quarto tentativo con 10 yard guadagnate. Ma la giocano?
i Dolphins decidono ottima di decisione. Giocare. Sono con Rotelli. Pressione, ancora tanta pressione su Di Gallo. Non abbastanza. Che però riesce a trovare un buco, ampiamente chiude il down. Eccellente. Grande, grande azione, allora, di Di Gallo. Questa è stata la tipica lettura da parte della difesa di Parma, che ha detto 10 yard, figurati, bisogna che noi teniamo le posizioni. Un mistacle, un errore, guarda cosa succede. Di Gallo tiene la palla, finge di lanciare, no, guarda dove è il buco, un mistacolo da parte di Elia Viviani e Di Gallo va a chiudere il down. Ci sono le sterminate praterie dell'Ovest per Di Gallo, che porta la palla sulla linea delle 9 difensive Panthers, quindi un primo tentativo e gol in questo caso. Siamo Di Gallo a tempo, buono il lancio su di lui, su Giuliani, riceve, deve intervenire di corsa per impedire, illeggibile il numero, abbiate pazienza. 37, square out. Ecco, vedete ancora il replay di Di Gallo che si invola e dietro i blocchi dei propri compagni di squadra arriva a ridosso della red zone. Siamo al secondo gol, palla sulle 5. Sherman schierato praticamente in linea. Diciamo che è usato come bloccatore aggiunto sulla parte destra. Ma bisogna stare attenti perché potrebbe essere il bersaglio. E difatti lo era. Il bersaglio al pallone esattamente a metà strada tra Sherman e Rotelli. Nulla di fatto, è un incompleto, sarà un terzo tentativo. Alberto, dici che cosa accade in panchina. Prima volevo prendere la linea per raccontarvi del povero Antonio Rociera, che ora non è in campo, ma vi raccontavamo in inizio partita che ha preso una botta terrificante da Skinner contro la squadra di Modena. Oggi è rientrato in campo, ne ha preso una ancora peggiore, quindi povero lui, ma diciamo che i Dolphins non hanno sentito la sua mancanza in questo drive. Sono bei momenti di Gallo, nuovamente in impostazione, siamo al lancio. Scarica, lancio. Di nuovo! Bella guardia. Incompleto, bella la copertura. Cacialupi ha protetto perfettamente. Non su è Sherman. Stato. Non è, diciamo che Sherman avrebbe dovuto catturare questa palla. Cacialupi era lì, però è una tipica ricezione che si deve fare perché il cornerback non può fare molto il set in questo caso. Sì, anche perché lo spazio per ricevere Sherman l'aveva. I Dolphins evidentemente decidono di andare al calcio per i 3 punti. Beh, è ancora presto per decisioni disperate. Metti i punti in carniere che prima o poi qualcosa succederà. Anche perché Rotelli e il suo staff hanno dimostrato di essere assolutamente in grado di aggiustare la difesa e l'attacco. E difatti vedremo nel secondo tempo i frutti di questi aggiustamenti e siamo a 3. Buono, quindi il punteggio cambia di nuovo, siamo 5 Dolphins, 10 Panthers. Ricordo che siamo nel secondo quarto di gioco, la strada è ancora lunghissima. Squadre che si stanno affrontando a viso aperto senza risparmiarsi colpi. Era quello che ci aspettavamo. Per quanto riguarda questo drive dei Dolphins, concluso tra l'altro con Di Gallo non molto contento, questa volta qualche segno di disappunto lo si è visto. C'è da dire che però usare Di Gallo nel gioco di corse, che è una cosa che Gallo ha fatto con costanza quest'anno, ha portato i suoi frutti, perché i Dolphins è vero che non hanno portato a casa il touchdown, ma non ci sono andati nemmeno troppo lontani. Verissimo, l'importante è soprattutto che in questo drive abbiamo visto che i Dolphins, cambiando abbastanza la filosofia di gioco per quanto riguarda l'attacco, sono riusciti a muovere bene la palla, quindi ripeto, sarà una partita molto lunga e tutta da vedere. Ma sicuramente, però io ripeto, gli adjustment dell'halftime saranno fondamentali per tutti quanti. Ricordiamo che Felli è capocannoniere dal punto di vista dei kicker, sicuramente questo non è una cosa nuova. Per quello che riguarda invece Di Gallo, stiamo cercando le sue statistiche. Intanto vediamo il ritorno di calcio della squadra si di Parma. Si muove veloce. Molto il numero bello. 12. 18. 18.
alla fine posso parlare con il presidente Bonvicini? Non credo che ti darà udienza sulla parte stilistica della squadra. No, però per noi è veramente, con il riflesso del sole, è veramente improponibile riuscire a leggere quei numeri sulle maglie, quei numeri argentati. Adesso basta, smetto di lamentarmi, ma è solamente perché poi rischio di fare delle pessime figure. Di Galbo, su 7 partite ha fatto 88 portate di palla per 301 yard, 3.4 di media, 8 segnature, la più lunga delle quali delle corse è stata 36 yard. Sì, quindi oltre a un ottimo quarterback è anche un ottimo corridore. Lancio su Felisa, completato. Ben fermato la difesa prima che facesse ulteriori danni, finta di corsa e comunque siamo al primo down per quello che riguarda la formazione di Parma, che chiude un altro primo down. Sì, chiuso il down, aspettavamo la segnalazione arbitrale perché anche in questo caso la palla è veramente sulla linea di chiusura e comunque chiuso il down. Oh, vorrei ricordare che comunque Polenta e Rotelli, che sono allenatori dei Dolphins di Ancona, sono anche nel coaching staff della nazionale Under 19. Finta di option esterno e corre Bowles, riesce a stare in piedi fino a che Sherman Raffaele Rotelli non gli mette le mani addosso sul serio, si attacca la maglia e gli impedisce di proseguire. Vedi come Land si fa un po' fregare da questa finta, va sul portatore di palla esterno che sarebbe colui che riceve l'option, poi in realtà invece tiene Bowles, e questa è una delle forze dei Panthers. Siamo a un primo tentativo e 10, palla sulle 38, scarico molto sulla linea veloce sempre per Felisa. Chiude, probabilmente chiude, o se non chiude ci va veramente tanto vicino il down. Si muovono velocemente questi Panthers con lanci brevi, molto veloci, ma stanno giocando all'attacco dei Dolphins. Sì, esattamente, stanno giocando. No, mancano ancora circa 2 yard per la chiusura del down e sarà un secondo tentativo. Questi sono lanci abbastanza pericolosi perché A ti possono intercettare, B te lo possono battere giù, C possa essere il placcaggio sulla linea, però in questo caso è stato talmente veloce che non ha avuto il tempo la difesa di rimontare. E siamo ancora a Bowles. E questa volta corre Bowles, un'autostrada gli si spalanca davanti, chiusura molto ampia del down, entrati in red zone Dolphins, siamo direi sulle 18. Chiamiamo in causa Alberto che sta passeggiando sulla linea laterale. Cosa dice la difesa dei Dolphins? A sentirvi, lo segnalo anche alla regia, ragazzi, però sento che mi chiamavate e approfitto, diciamo, del passaggio di linea per parlare di come Sandro Gammelli stia comunque facendo il suo, nonostante non sia in campo, sta rincuorando, confortando, incoraggiando l'offensive line, che comunque qualcosa da migliorare ce l'ha in questa partita, che ha sofferto molto la fisicità di Parma. Al momento direi proprio di sì. Time out richiesto, secondo time out da Parma. Evidentemente vuole il coaching staff, vuole stabilire, studiare bene una possibilità per questo attacco. Ricordiamo, è un primo tentativo, palla all'interno della red zone Dolphins, quindi la possibilità per i Panthers di andare a mettere altri punti sul tabellone c'è. È assolutamente vero, si stanno preparando a diciamo a mettere una pezza alla mancanza di queste pedine importantissime che Parma lamenta. Ricordiamo che quest'anno sono stati abbastanza minati i giocatori campioni d'Italia dagli infortuni e difatti a parte Diaco, che è tornato negli Stati Uniti per un problema familiare, due pedine da 90 come Puda e come Alinovi, il pigliatutto, sì, mancano. Però, come dicevamo poc'anzi, la profondità del roster, squadra un po' atipica nel panorama. Parma non è una squadra che faccia shopping in giro di altri giocatori, si ricostruisce in casa, giovanili, tanti titoli di flag, quindi sono tutti ragazzi che crescono sulla via Emilia, e quindi onore al piano
strategico che ha portato a questa lunghezza di roster. A proposito di Alinovi, l'ho incrociato poco prima del kick-off e ha lasciato comunque un barlume di speranza per il resto della sua stagione. Ha detto che riceverà l'esito dell'esame a questo sottoposto settimana prossima e avrà un responso sul proseguo della sua stagione. Quindi non è ancora finita per lui, potrebbe tornare per i playoff. Giusto per capirci, Alinovi è di nuovo Bowles che corre. Viene fermato, ma viene fermato molto vicino alla goal line. A proposito di Alinovi, giusto per fare presente di chi stiamo parlando, è ricevitore titolare in nazionale tackle e ricevitore titolare in nazionale flag. Beh sì, gioca su due fronti. Tra l'altro ricordiamo che ai World Games l'Italia sarà presente per quello che riguarda l'importante manifestazione che in realtà prelude alla possibilità del flag football diventare uno sport olimpico. Infatti, questo sarebbe una cosa importantissima per tutto il movimento, perché avere la possibilità di vedere Olimpiadi, questa volta lo snap va direttamente ad Ace e entra pressoché indisturbato nella end zone Dolphins, e questo è stato una specie di gioco trucco, perché lo snap è andato direttamente ad Ace, che ribadisco, adesso vedremo il replay. Eh sì, tranquillamente questo giocatore, non ho capito perché non lo fanno giocare running back sempre e comunque, però vabbè, a parte questo, Felli al calcio di trasformazione. Parlavamo di questa iniziativa, il World Games per sognare le Olimpiadi, vuol dire che le squadre di flag football andranno a giocare, le 8 squadre maschili e 8 squadre femminili si sfideranno in un evento multisport più importante al mondo dopo le Olimpiadi dal 7 al 17 luglio 2022 a Birmingham, Alabama, e i ragazzi, per loro iniziativa, visto che la federazione attende contributi olimpici per arrivare a questa manifestazione, hanno lanciato un crowdfunding nel quale il payoff è We have a dream, con un blu fra parentesi, per cui aiutiamo i ragazzi italiani, sì, amo l'Italia, gioco di parole, sì, la amo, ma siamo anche l'Italia, per andare a rappresentare l'Italia con il flag football e cercare di arrivare, vedete in sovraimpressione il QR code che vi consente di arrivare al sito in cui si può contribuire al crowdfunding. Ripeto, è un'iniziativa dei giocatori che ci tengono ad arrivare a questa grandissima manifestazione e sarebbe bello dare loro una mano. Anche perché Massimo, questa trasferta sarà una trasferta lunga, impegnativa e soprattutto costosa. Quindi onerosa, certo. Quindi se possibile il movimento football in Italia aiuti questo Blue Dream, perché sarebbe meraviglioso vedere il Blue Dream del Blue Team. Intanto archiviata con un bel touchback questo kickoff, avremo di nuovo i Dolphins in campo e facciamo un appello così spontaneo a tutti coloro che amano il football ad aiutare questi ragazzi a rappresentarci, perché potrebbe essere anche che domani vediamo l'Italia al flag football alle Olimpiadi. Sarebbe una gran bella cosa. Intanto il punteggio va a 5 per i padroni di casa, 17 per gli ospiti, cioè i Panthers. Quindi i Panthers stanno muovendo bene la palla, stanno segnando punti. I Dolphins vengono abbastanza bloccati da una difesa, diciamo arcigna, per usare un termine presente. Un po' obsoleto, un lancio su Gianfelici. Bellissima la copertura di Prul, il quale non si è fatto minimamente ingannare ed è rimasto al suo posto su questo lancio sulla linea, e vedete la no huddle offense. A proposito di quello che dicevi dei Panthers, che si costruiscono i talenti in casa, Prul, me lo ricordo quando faceva parte delle giovanili ed era già un talento naturale. Allora Di Galbo saccato un'altra volta, di nuovo perdita consistente di yard. Dawson Christopher Dales. Deja è penetrato con una velocità notevole. Ecco, qui ha fatto il boia più che l'asino. Sì, proprio
ha messo le mani addosso, anzi in realtà le ha messe attorno alle caviglie di Galbo e gli ha impedito fisicamente di andare via. Sarà un terzo tentativo e almeno 18 le yard da guadagnare per attacco dei padroni di casa. Lancio veloce su Zach Quattrone. E usiamo Quattrone in attacco come Dolphins, in quanto questo non è un bel segnale, nel senso, se usi l'americano doppio ruolo e lo fai giocare con la batteria dei ricevitori che ti trovi in attacco, vuol dire che manca un minuto e 50, vale come avviso per i due minuti, che hai qualche problema dal punto di vista tattico. Intanto abbiamo il 2 minutes warning a 1.55 da giocare, il punteggio 5.17, nulla è perduto, importantissimi gli adjustment negli spogliatoi. Poi sentiremo Alberto cosa ci racconta sia quando stanno per andare negli spogliatoi sia quando ne usciranno. Sarà un quarto tentativo e chiaramente vista la posizione di campo è entrato Brancaccio con il punt team per allontanare il pericolo, ed è un calcio orribile, veramente brutto, che va direttamente fuori dal campo, nemmeno superando. Ha ricevuto da Orlandini. Avrei potuto prendere il primo pan della mia vita, fatto proprio ai piedi. Da prendere dove? In testa, vuoi dire? In testa. E non è un bel segnale perché io stavo sulle 40. Quindi. No, il calcio è veramente uscito malissimo. Il pallone. Sembra una rovesciata, dai. Sì, il pallone però è posizionato sulle 37 difensive. Questo è il valore degli special team. Tu vedi che un calcio del genere, che si chiama punt o calcio di allontanamento, capisci la parola allontanamento, in questo caso non lo ha fatto. Cosa significa? Che adesso la palla è nella metà campo difesa dei Dolphins, con tempo sufficiente per la formazione di Parma per mettere altri punti in carniere, quantomeno un field goal. Questo non è bello. Assolutamente, c'è un minuto e 50 di tempo di gioco per arrivare all'halftime e il tempo per Parma e Bosa, incredibile, è riuscito. Appare e scompare. È veramente scomparso dall'orizzonte radar, nel senso che è riuscito a infilarsi sotto le braccia. Guardate, vedi. Guardate, ecco. È il famoso placcaggio alto. Quando tu arrivi e il giocatore non lo placchi nell'unico punto in cui non può fingere, che sono i fianchi, succede che o si abbassa o ti salta, quindi la tecnica di placaggio è fondamentale. È una bella corsa che ha portato a un secondo tentativo e 6 yards. Ancora Bowles in cabina di regia, motion ed è una jet sweep. Finalmente hanno realizzato questa jet sweep. Ampomà corre con la palla e Quattrone ci mette una pezza. Nel frattempo, visto che ci avviciniamo alla fine del primo tempo, volevo chiedervi se siete d'accordo nel concedere l'intervista dell'halftime ad Alessandro Gambelli per celebrare, diciamo, la sua ultima partita in regular season con i Dolphins. Assolutamente sì, senza ombra di dubbio. E intanto continuano ad avvicinarsi i secondi finali di questo secondo quarto. Terzo tentativo e due, palla ancora a Bowles che la consegna a Dales che chiude il down di potenza mangiando tempo. Quindi assisteremo, se non alla segnatura da touchdown, sicuramente ad un field goal, perché il range è assolutamente possibile. Comunque quando Dales con la palla comincia a correre, occorrono almeno tre giocatori Dolphins per riuscire a fermarlo. È un uomo fisicamente estremamente... Time out Panthers, ultimo time out. È un giocatore estremamente massiccio che però in questo momento forse sta, non so, lo vediamo perché era momentaneamente inginocchiato al centro del campo. Non so se era per riprendere fiato, diciamo, o perché con 30 un gradi il fiato corto ce l'hai anche se giochi il gioco in ruolo americano, cioè, dire, non è che sì, non sono miracolati, anche loro alla fine hanno il fiatone. Sì, soprattutto perché lui corre, le prende, fa attacco e difesa, sai, alla lunga ti stanca. Sì, e infatti questo è il mio punto interrogativo, perché come dicevi tu, l'importantissimo, fondamentale sarà quello che verrà detto e fatto negli spogliatoi nell'halftime. Ma anche questo utilizzo così costante e continuo dei giocatori, dei due giocatori import
da parte di Parma, alla fine della partita qualche grattacapo lo può dare. In effetti Dens in questo momento scende, esce dal campo, viene schierato al suo posto un giocatore con il numero specchiato, con il numero 63, è quello che giocava running back prima. 63, Penini. Penini, sì, viene schierato, sì, lui come running back. Probabilmente è una guardia che viene utilizzata come running back alle volte, soprattutto nei blocchi. Lancio profondissimo, intercettato da Rotelli. Non male, c'è un fallo in mezzo al campo. Rotelli protetto molto bene, se ne va verso Rotelli, la goal line, protetto benissimo dai suoi compagni ma di squadra. Ma c'è un fallo, attenzione. C'è una flag sul terreno di gioco, intanto godiamoci questa azione. Rotelli è riuscito a intercettare e a correre molto molto ben protetto dai suoi compagni di squadra. Parrebbe col favore delle tenebre, c'è però questo fallo che probabilmente sarà un blocco sbagliato. Difatti vedo che c'è disappunto da parte di Quattrone e quindi probabilmente il fallo è contro la formazione di Ancona, però questo significa dopo che dovrebbe esserci possesso, ecco, dopo il cambio nella perfetto schiena, squadra che ritornava numero 10, mezza distanza dalla goal line, sarà un primo down. Però ecco, almeno non hanno incassato né i 3 né i 6 punti da no, parte di Parma. Però quindi possiamo dire che con questo fallo si è vanificato una splendida azione, un colpo ovviamente irregolare alla schiena ha impedito a Raffaele Rotelli e ai Dolphins di godersi questa splendida azione, che soprattutto aveva portato la palla. Allora, sugli intercetti è normale, come succede quando il quarterback comincia a correre di qua e di là del campo, che l'angolo di bloccaggio cambi e l'uomo, se non è molto disciplinato, è normale che commetta un fallo del genere. Difatti negli special team in questi cambi di possesso spesso le azioni vengono vanificate proprio per questo problema. Comunque la palla torna ai Dolphins, i quali impediscono la segnatura ai Panthers e possono continuare a sperare. Primo tentativo, la palla è sulle 5 difensive Dolphins. Brutta posizione. Parecchio. C'è una flag che vola e un nulla di fatto sul terreno di gioco. Il portatore di palla viene bloccato all'altezza della linea, ma abbiamo visto volare, appena mossa la palla, abbiamo visto volare una flag, quindi attendiamo la chiamata del referee. Elia Viviani, il numero 8, dovrebbe avere fatto il placcaggio, ma vediamo che cosa succede in campo, non si capisce, l'arbitro dovrebbe darci il segnale a breve. C'è un po' di confusione, gli stessi ufficiali di gara si stanno confrontando per capire qual è il fallo da chiamare. Ah, perché ci sono due flag, la vedo procedura adesso. Procedura illegale dell'attacco, 5 ecco, uomini nel backfield, mezza distanza dal previous e ancora un primo down. Quindi vuol dire che non sono stati schierati i 7 uomini sulla linea, che significa avere i 5 uomini della linea interna più i 2 end. Due ricevitori. Quindi 7 e 5 farebbe 12, per cui o giochi in 12 ma il regolamento non te lo consente, oppure non c'era il settimo uomo sulla linea e c'erano 5 uomini nel backfield, ossia dietro la linea. Procedura irregolare. Situazione ancora peggiore, di nuovo un primo down, ma la palla è sulle 3. Corre con la palla Sherman, riesce a guadagnare qualcosa, vediamo. Placcaggio molto doloroso per il difensore che è stato, sì, ribaltato dalla cascata, infatti, di Sherman, che ha fatto vedere un pochino anche lui la potenza di cui è dotato. Siamo un po' la replica di Dez, perché si assomigliano fisicamente. A proposito, ecco qua, finito il secondo quarto. Perfetto, le squadre vanno negli spogliatoi, vedremo cosa succede nel secondo tempo fra qualche minuto. Allora, intanto linea ad Alberto. Prima di lasciare la linea Alberto, ricordiamo che il punteggio è 5 a 17 in favore dei Panthers Parma e a questo punto, in attesa del secondo tempo, linea ad Alberto.
Siamo qui con Alessandro Gammelli alla sua ultima partita regular season con questa maglia. E Alessandro, prima ti chiedo qualcosa sulla partita. Ci eravamo lasciati con dei Dolphins molto molto convincenti a Modena. Oggi è cambiato qualcosa, qualche debolezza in più esposta. Ti chiedo, secondo te è più la caratura d'avversario che si è alzata o più qualcosa che i Modena Dolphins non hanno fatto che magari possono fare nel secondo tempo? Allora ragazzi, stiamo parlando dei Panthers di Parma che sono sempre i campioni d'Italia. Non lasciamoci ingannare dai primi risultati e dalle prime prestazioni di Parma, perché man mano che sta andando avanti il campionato e in Italia e in Europa sono convinto che questi ragazzi veramente stanno cominciando a rodare. Non è facile far ingranare una squadra quando ci sono tanti innesti, l'abbiamo visto all'inizio del campionato, una volta che hanno iniziato a prendere confidenza tra di loro i risultati si vedono. Noi sapevamo che era difficile giocare contro di loro, veniamo sì da buoni allenamenti ma anche da troppi infortuni nuovamente. Vi ricordo che non c'è stata una partita con tutti i giocatori in campo, dalla prima all'ultima. Cerchiamo di mettercela tutta e soprattutto di non fare brutta figura davanti al nostro pubblico, e sono convinto che non lo faremo. A proposito di infortuni, chiaramente tu non hai potuto disputarla questa partita per l'infortunio che hai patito proprio contro i Vipers, chiedo che effetto fa vederla da fuori l'ultima partita in casa dei Dolphins? La verità è che mi dispiace lasciare la squadra in questo momento così particolare. Il responso medico non è così grave come pensavamo, per fortuna. Abbiamo due settimane di pausa dove cercherò di forzare un pochino il recupero, ci proviamo. La sensazione non è delle migliori, perché dopo 33 anni di football giocato è il primo infortunio, e quando mi è andato a capitare a 3 minuti dalla fine, prima dell'ultima partita di casa, vabbè, ci sta anche così. Ci sarà possibilità ai playoff di recuperare, siamo sicuri. In bocca al lupo per questa partita e per il futuro. Grazie, un saluto a tutti, grazie. Allora, grazie ad Alberto e a Alessandro Gammelli. Intanto vedete che a bordo campo... Signori e signori, aspetta momento, Fabio. Momento, ecco qua, te la do a te, questo momento è il premio premiazione. Di Donatello, adesso lo diamo. Aspetta un attimo. Momento importante. Allora, scusate un attimo, vi rubo un minuto prima della pausa. Paolo Belvedere in campo. Ma la scorsa settimana, lunedì pomeriggio, questa settimana... Qui allo Stadio Mandela abbiamo avuto il torneo di flag football per le scuole, progetto scuola Flag Football Academy, che abbiamo portato avanti quest'anno con le scuole Donatello di Ancona, grazie alla professoressa Roberta Evangelista, scuola secondaria di primo grado Donatello, istituto comprensivo Cittadella Margherita anche di Ancona. La squadra che ha vinto tra le 6 che hanno partecipato è la squadra composta da Ilario Coconesci, prego Ilario, Angelo Gaetani, Emma Bozzi, Giorgia Lucconi, Pietro Spada, Nikita Lebedev, Lucas Diorio, Andrea Longo. I migliori giocatori del torneo sono stati nominati Ilario Coconesci e Angelo Gaetani. Altri rappresentanti chiamo a premiare, già i ragazzi sono stati premiati lunedì da parte del General Manager dei Dolphins Renzo Gallina. Quest'oggi lo facciamo fare addirittura dal presidente regionale del CONI Fabio Luna, che premia i ragazzi delle Donatello che hanno vinto il torneo, la squadra Octopus, la squadra la Giorgia, potere alle donne, gli Octopus delle scuole Donatello che hanno vinto il torneo di flag dei Dolphins Ancona. E abbiamo anche il piacere, di avere qua con noi un membro del consiglio regionale, Mirko Bilò, con la delega allo sport, che è venuto anche lui insieme a Fabio Luna. Una foto diritto penso che sia giusta, insieme a Coach Rotelli magari. No, va bene. Leonardo, vuoi andare anche tu? Chiedo anche al presidente dei Dolphins di fare un'ultima foto, e c'è anche Roberta Evangelista. Ragazzi, un applauso a Roberta Evangelista, un'insegnante illuminata. Questo progetto
Questo progetto di flag football vedrà qui al Nelson Mandela lunedì 30 maggio le scuole superiori del liceo scientifico Savoia di Ancona e del liceo scientifico sportivo Campi Serrani di Falconara mattutino dalle 8.30 alle 12.30, quindi vi aspettiamo. Questo è un, avete assistito alla premiazione di una giornata estremamente importante per i Dolphins, perché dopo 2 anni di pandemia finalmente si è potuto, diciamo e speriamo, salutare la pandemia e verso il tackle football. La professoressa Evangelista è sicuramente una delle persone più importanti a questo punto dal di vista, perché nella scuola media Donatello c'è da sempre per i Dolphins un serbatoio estremamente importante proprio grazie a questa professoressa, e ci aspettiamo come società, ci aspettiamo di poter, naturalmente se la situazione rimane questa, di continuare a poter fare il nostro lavoro all'interno delle scuole, perché come dicevamo prima dei Panthers, anche i Dolphins sono una società che lavora tanto, tantissimo all'interno delle scuole proprio per cercare di avvicinarci. A questo punto assistito all'intervista di Alessandro Gammelli, che poi alla fine della partita avrà un'altra sorpresa ben più importante da parte della squadra, dei Dolphins naturalmente, e visto la premiazione da parte del membro della giunta regionale Bilò e del presidente del CONI regionale per quanto riguarda questo bellissimo progetto di flag football per le scuole medie, con l'appuntamento al prossimo per le scuole superiori, gli istituti superiori. A questo punto, tra qualche minuto, al rientro delle squadre in campo, intanto continuiamo a farvi passare questo Sì, amo l'Italia. Vi ricordo, è un crowdfunding, aiutiamo il Blue Team e il Blue Dream ad andare a giocarsi questa importante chance, perché se fosse possibile riuscire ad avvedere la nostra nazionale che gioca negli Stati Uniti e che accede alle future, speriamo presto. We have a dream, l'ha detto uno più famoso di noi. Sì, però, sì, sì, sì. Però ci piace di comprare. Sì. Senti, vogliamo chiacchierare un po' di tutto quello che accade, che accadrà, che ci sarà da qui in avanti? Sì. Allora, ricordiamo intanto che gli appuntamenti del football americano che andranno ad esserci dopo la conclusione della stagione, che sarà esattamente la prossima settimana, ricordiamo, si deciderà fondamentalmente chi sarà la 2, 3, 4, 6, la sesta contendente per i playoffs. Infatti, perché il grande punto interrogativo a questo punto è questo, perché al di là del fatto di quello che si vedrà in questa partita per decidere chi sarà la terza formazione in classifica, interessante è molto stabilire anche chi sarà la sesta. Allora Alberto, qui decidiamo chi sarà dove. La prossima settimana Dax Warriors decideranno chi accede ai playoffs e chi invece se ne sta fuori. Non è facile dirlo, anche perché quest'anno tolte due squadre un pochino dietro le altre, ci sono state anche matricole interessanti come gli stessi Vipers che probabilmente entreranno. In generale mi verrebbe da dire c'è una classe media piuttosto viva, piuttosto vivace e molto equilibrata, quindi bello anche che oltre allo spettacolo dei playoff ci sia anche un'ultima giornata con ancora tante cose da decidere. Beh, questo è interessante soprattutto perché per quanto riguarda la partita proprio Warriors-Dax, se i Warriors dopo aver fatto una partenza di campionato quasi disastrosa si sono moderatamente ripresi trovando un equilibrio con Fish, il loro running back, che
che ha preso per mano la squadra con le formazioni Wildcats. Ricordiamo che gli avversari sono i Ducks, formazione con un potenziale enorme che non mi pare abbia azzeccato perfettamente gli americani quest'anno, cosa che i Warriors non fanno da molto più tempo, però hanno il problema di essere leggermente altalenanti, cioè la prestazione dei Ducks. Quando ti aspetti che giochino male, fanno delle partite meravigliose, quando ti aspetti che giochino bene, riescono a farsi del male da soli. Sono quindi decisamente imprevedibili. Quindi sarà una partita estremamente interessante, proprio non solo per il risultato, ma per come si comporteranno in campo le squadre. Sì, anche perché da lì veramente si vedrà chi ha la voglia di mordere il campo, perché lì è dentro fuori. Ecco, poi ricordiamo che lo schema dei playoff prevede la prima classificata, che saranno ovviamente i Seamen, ovviamente perché ormai hanno concluso il campionato, e la seconda classificata, che verrà fuori dalla partita di oggi, col risultato di oggi. Dopodiché le quattro squadre residue, che saranno la terza, la quarta, la quinta e la sesta, si affronteranno alle wild card, che daranno origine alle due contendenti che andranno a giocarsi con la prima e con la seconda. Sì, ci sarà un discorso di test di serie. Chiaramente lo spauracchio è il sin numero uno, trovarsi i Seamen subito, quindi credo che tante squadre ragionino dal punto di vista di ritardare il più possibile una trasferta a Milano o comunque un incontro con i Seamen, perché poi sai che se arrivi in fondo difficilmente non li trovi, visto il ruolino di marcia che hanno avuto fino a qua, mi verrebbe da dire. Vabbè, se arrivi in fondo te li dovresti trovare per forza, però, a meno che. Però attenzione, poi questo campionato direi che è stato un po' strano fino adesso, pur essendoci stato campionato, perché in realtà i Seamen, che dovevano essere una squadra in ricostruzione, hanno fatto un campionato immacolato. Perfetto. I Panthers, che dovevano riconfermarsi, hanno fatto scivoloni evidenti, replicando il campionato scorso anno dei Seamen, che avrebbero dovuto confermarsi e hanno scivolato, mentre invece i Panthers, che non erano attesi a questo lunedì di marzo, invece hanno fatto quello che hanno voluto. Ma addirittura Massimo, addirittura il discorso va fatto sulle sorprese che vi sono state, perché in precampionato c'erano delle aspettative molto precise su alcune squadre che sono state, diciamo, nella migliore delle ipotesi, disattese. Allora, intanto Alberto, che cosa pensi di queste attese e disattese? Che è vero, è verissimo, ma gli stessi Seamen lo riconoscevano che questo sarebbe stato un anno di transizione, hanno cambiato coaching staff, hanno cambiato tanti giocatori, eppure secondo me le chiavi sono state tre. La difesa in mano a coach Pokorny, pur con giocatori sostanzialmente molto simili a quelli dell'anno scorso, ha cambiato marcia a livello tattico, anche a livello di impatto sulle partite. Zaradka, che l'anno scorso aveva qualche problemino, sta giocando probabilmente il suo miglior football da quando in Italia, comunque siamo lì, il pallone gli esce dalle mani in un modo che l'anno scorso non faceva e lo ha dimostrato anche contro i Guelfi. E poi c'è il fattore X, che è Markel Castle, che ha spaccato il campionato in un modo che, ok, era pronosticabile, però se noi all'inizio dell'anno, prima dell'arrivo di Castle, avessimo visto i Seamen senza Bua, che è partito per l'esperienza in ILF, non ci saremmo aspettati questo tipo di impatto su entrambi i lati del pallone. Invece i Seamen non hanno sbagliato una mossa e adesso, nonostante le aspettative che avevamo su di loro, le hanno disattese e sono indiscutibilmente la squadra migliore. Allora, adesso facciamo una domanda a Alberto come rappresentante lombardo barra meneghino e appassionato. Noi purtroppo viviamo alla periferia, alla Safueras del campionato, quindi nelle praterie sconfinate delle Lande emiliano-romagnole e marchigiane. Secondo te è possibile che si faccia il salto di categoria da parte dei Seamen in maniera assolutamente ponderata da parte del presidente Mutti, che non lascia mai le cose al caso, come ha dimostrato, e che cosa andrà a incontrare? Innanzitutto specifico che la mia squadra di riferimento sarebbe quella di Monza, in quanto io Brianzolo vabbè, però ci tengo lombardo. Ci tengo a specificare lombardo, in quanto lombardo, come dicevi giustamente, mi assumo la responsabilità, diciamo, di fare una considerazione su questo salto, che è un salto importante, ma è un salto che, come tutti i salti, presuppone il rischio di cadere, ma anche un salto che ti può portare veramente ad un altro livello. Sarebbe ovviamente un cambio di dimensione importante per i Seamen, che passerebbero da essere comunque una delle squadre, se non la squadra, ad essere l'ultima arrivata che si deve presentare sotto un palcoscenico nuovo. Non è solo una questione tecnica, è anche una questione societaria, una questione di mezzi, una questione di organizzazione,
che i Simen, come dicevi tu, con presidente Mutti in cima, dovranno essere bravi ad affrontare, ma se me lo chiedi personalmente, secondo me è un salto, è un'occasione che andava presa, e adesso siamo tutti curiosi di vedere come si affronteranno l'anno prossimo l'impatto europeo. Quindi insomma il 3 luglio capiremo di più. Perché il 3 luglio? Perché il 2 luglio a Bologna si giocherà al Dallara, dove il super, l'Italian Bowl, una volta era il Super Bowl, sì, ritorna dopo 35 anni, era il sesto quando si giocò sì, gli Angels Pesaro contro i Warriors Bologna. E noi c'eravamo già, noi Alberto c'eravamo no, già. Ma no, noi c'eravamo no, Alberto, già. Ero lungi da arrivare. Tu probabilmente eri in campo a fare le foto, io ero sugli spalti a commentare. Esattamente. È stata la mia prima telecronaca Rai 3, mi ha fatto anche molto piacere. E quindi... all'epoca ci furono 17.000 spettatori, speriamo che accada anche adesso. Ricordiamo che il Comune di Bologna con la signora Licazzi ha concesso questo stadio importantissimo anche nella storia del calcio, quindi stiamo parlando di uno stadio veramente meraviglioso, e sono già in prevendita i biglietti, li potete trovare sul bit.ly/bigliettería-fidaf. Naturalmente ci auguriamo che tutto il football italiano si stringa attorno a questo evento, chiunque sia chi lo gioca, e speriamo soprattutto che Bologna dia seguito a questo seguito che ci auguriamo con la fase finale del campionato Under 19 per nazionali, che avrà luogo al campo Biancolelli Polisportiva Cavina, sempre a Bologna, dal 5 al 10 di luglio. E giocherete in casa? Ah, assolutamente, voi due. E beh, poi parliamo anche la lingua, scusa, siamo autoctoni. Sì, adesso ormai sono vivo qui ad Ancona ormai da più di 10 anni, ma mi fanno notare continuamente che, come dire, l'inflessione un attimo c'è, ma proprio quasi nulla. Di tutto questo, a corollario, possiamo concludere dicendo che coach Rotelli e coach Polenta dalla parte Dolphins saranno nel coaching staff della Nazionale Under 19, con Giorgio Longhi, bolognese coach Warriors, e Mauro Solmi ed altri colleghi, per cui la speranza è che l'Italia riesca a riportarsi con un Under 19 che cambia ogni anno perché i ragazzi crescono, per ovvi motivi, e riportarsi nel gruppo 1 dopo la figura non proprio brillante degli europei del 2019, devo dire organizzati in maniera impeccabile. La Lunetta Gamberini era una cosa commovente. Speriamo che riescano a ritornare nel gruppo 1. Sono ragazzi, si faranno. Glielo auguriamo di iniziare a... Beh, qui in campo... Che gli vuoi dire? Qui in campo tra Panthers e Dolphins, di ragazzi che vengono dalle giovanili, Sponda Parma, Sponda Ancona, ce ne sono veramente tanti. Sono tutte e due società che sposano da tanti anni il discorso delle giovanili e dello sviluppo del proprio vivaio, quindi indiscutibilmente qui vediamo l'importanza del creare un proprio vivaio, l'importanza del far crescere in casa propria senza, ti rubo il termine a te usato prima Massimo, senza fare shopping in giro. Qui ecco, ci sono squadre che diciamo di giocatori che ne ha comprati molto potresti pochi. Potresti fare window shopping, li guardi e replichi. L'ultima annotazione di cronaca riguarda proprio gli europei Under 19 del gruppo B, dove la nazionale italiana si misurerà con Finlandia, Gran Bretagna e Spagna per provare appunto a ritornare nel gruppo di testa, cioè il gruppo A. Speriamo che l'avventura sia foriera di buone notizie, perché sull'onda dell'entusiasmo della nazionale maggiore che si è laureata campione d'Europa, quindi la terza volta che accade per la nazionale italiana dopo Castelgiorgio nell'81-83 e Helsinki nell'87, la nazionale che è andata a vincere contro la Svezia, mi sembra 44-14, è assolutamente 2021 da ricordare. Intanto la partita riprende, le squadre sono in campo, buono il ritorno, molto buono di Giuliani, che arriva galoppando per tutto il campo, arriva sulle 22 difensive Parma. Molto bella questa corsa di Giuliani per tutto il campo, ottime le coperture, i blocchi che gli hanno aperto un'ottima strada. Se non ci avesse messo una pezza sarebbe stato andato diretto touchdown. Quindi Giuliani senza colpo ferire si porta 4 yard dalla red zone e rimette assolutamente in gioco i Dolphins,
i quali stanno in questo momento per giocare un primo e 10 all'inizio del terzo periodo sul punteggio di 5-17 per i Panthers. Schierato sia Brancaccio come running back alle spalle di Di Galbo, sia Sherman in posizione Z, e palla a Brancaccio che però non va da nessuna parte, viene fermato immediatamente da Brancaccio. Intanto Belli. Vanni Belli lo ha fatto andare per le terre, però c'era subito di fianco l'onnipresente Dales, il quale ha detto no, di qui non passi. Peccato per Brancaccio, perché sarebbe stato comunque una bella corsa dopo avere schivato il placaggio nel backfield da parte di Belli. Ancora secondo Brancaccio, 10. Ancora Brancaccio schierato come running back, c'è un slot, Sherman in movimento. Si sposta semplicemente di parte, rafforzano la parte destra e andranno sicuramente. Lancio veloce su Sherman, completato, molto buono questo schema. Mi sembra di rivedere la partita che hanno vinto contro i Warriors all'esordio dei campionati Dolphins, dove il primo tempo hanno subito pesantemente e in questo momento stanno dando vita a quell'attacco mangia e bevi molto veloce che è un po' il trademark di Galbo. Ancora no adol offense, ancora Brancaccio come running back, primo e 10. Ancora Sherman schierato praticamente sulla linea, di nuovo scarico veloce, questa volta su Brancaccio, e di nuovo completato e di nuovo guadagno, e la palla entra all'interno delle, no, non entra all'interno delle 10, ma praticamente c'è. Bisogna stare molto attenti perché, come hai visto, Parma sta forzando la parte forte, sì, o la parte debole, insomma il backside della formazione di Ancona, per cercare il sec, che in questo caso, arrivando dalle spalle, quindi dal lato cieco, può causare anche fumble, che sarebbe molto pericoloso. Qui è il momento del turning, eventualmente il turning point. Quattro ricevitori esterni, trip da una parte, Gianfelici con l'87 dall'altro, scarico veloce, sfruttando l'altezza di Gianfelici, è un uomo di quasi 2 metri. Un lob molto delicato. Prol era praticamente fuori gioco, perché quella è la classica palla che o la ricevi o la perdi, ma non la intercetti. Occhio, perché non è un caso che i Dolphins attacchino sulla destra, secondo me, perché dopo essermi spostato sulla sideline Panthers, quindi a sinistra, vi confermo che col sole così basso è difficilissimo vedere per i giocatori. Grazie Alberto. Ancora trip sul lato sinistro e Gianfelici con numero 87 solo sul lato destro. Evidentissimo un fuorigioco, vediamo a chi verrà attribuito. Si sono mossi praticamente tutta la linea d'attacco, dalla linea di difesa si è mossa, e c'è il solito pointing, no è stato lui, è stato lui, no è stato lui, vabbè. Si parlano D'Amato e la signora Thomas, due arbitri internazionali che sono oggi stati chiamati ad arbitrare questa partita, decisione abbastanza complicata perché sicuramente è sul filo del secondo. Vediamo. Sì, abbiamo visto che si sono mossi in tanti. 5 yard di penalità e ancora offside, attacco viene combinato al giocatore col numero 72 della linea offensiva, mi sembra 75, insomma il tackle sinistro, e difatti Vanni Belli ha reagito al suo movimento, è entrato come sta facendo da un po' di azioni sulla parte destra della linea d'attacco, sinistra della difesa, e torniamo, ecco era il numero 75 che si è macchiato di questa gravissima onta. E a questo punto è un Caruso. Terzo tentativo e 12. Ancora grande pressione, lancio veloce non ricevuto assolutamente da fuori misura. Gianfelici, il lancio non era facilissimo da prendere nemmeno per un uomo di 2 metri come Gianfelici, il pallone era arretrato rispetto alla sua posizione, quindi nonostante il tuffo non è stato possibile lanciarlo. Questo invece è il replay della mancata ricezione di Gianfelici direttamente in end zone. Peccato perché l'aveva già toccata con ambo le mani, invece l'ha persa in caduta. Diceva un mio vecchio allenatore: se lo puoi toccare con un mano puoi prenderli con due. Sì. E a Brancaccio viene bloccato, attenzione, può essere ritornato il field goal, può essere ritornato fuori dal campo, attenzione, un altro c'è una fallo. Flag. E beh, il campo era finito da almeno 5-6 metri, per cui temo che ci saranno altre 15 yard di penalità. Aspettiamo la decisione del signor D'Amato.
Che si dice nella panchina dei Panthers? Alberto? Non c'è, non ci sente, ci segnala con la mano che non riesce a collegarsi. Adesso appena sarà possibile Alberto entra tranquillamente. Fallo personale, numero 93, blindside block. Mezza distanza dal punto del fallo, è un primo down. Attenzione, questo fallo ha... è un fallo contro i Panthers, ma dopo il possesso, quindi viene semplicemente ridotta la distanza, la palla rimane in mano ai Panthers, i quali avevano bloccato il calcio, la palla viva era stata ricevuta, era stata recuperata da un giocatore in maglia bianca, ma il fallo ha semplicemente diminuito la distanza. Sì, fallo chiaramente, come avete sentito dal referee, blindside, cioè quindi un blocco illegale. E adesso ci sarà primo tentativo sfumato, un'ottima posizione di campo per i Dolphins, sarà un primo tentativo in posizione estremamente scomoda, devo dire, perché in pratica Bolser riceve la palla dentro la propria end zone, ma Dales che rimette tutte Dales le cose a posto, che nonostante un gesto di stizza riesce a uscire. Beh, ho capito, da lì. Non è che puoi sempre correre 30 yard, le volte ti placca, sono anche gli altri. Ci sono anche quegli antipatici in maglia verde e arancio che tirano a placcarti. Allora, parlavamo del blindside block. Allora, cosa significa tutto questo? Cioè, quando tu vieni bloccato dalla parte cieca, cioè dove tu non vedi, controflusso. Questo fallo è stato istituito assieme a tanti altri falli per tutelare la incolumità dei giocatori. Perché si tende sempre più a salvaguardare la salute dei giocatori rispetto a quelle che erano le regole di un po' di anni fa, che erano un pochino più selvagge. Adesso sono molto 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 più strette, soprattutto sui bloccaggi, soprattutto su il modo di colpire l'avversario, quindi diciamo che la tutela del giocatore è la prima cosa. Massimo, il blocco blindside è un blocco devastante. Se il giocatore non lo vede arrivare, il bloccatore non lo sente, lo sente dopo. Ho capito, non posso girare con i campanellini, però dai. Siamo d'accordo, però io sono assolutamente d'accordo su certi tipi di precauzioni. Lancio intercettato, intercettato da Ragnetti questa volta, il quale non si fa trovare impreparato e mi fa rimangiare tutto quello che gli ho detto contro. Infatti, bravo Ragnetti. Hanno continuato i Panthers a lanciare esattamente sulla loro sua zona e questa volta li ha puniti, si è fatto trovare pronto, ha anticipato il ricevitore, perché? Il ricevitore ha detto che era 80, il Bonzani. Di Parma, Bonzani molto più alto di lui, il lancio è stato basso, lui è più piccolo e l'ha ricevuta. Non so se mi sentite ragazzi da sopra, sì, io ho difficoltà a sentirvi, nel caso intervengo per dire che questo è il 13° intercetto dei Dolphins, nessun'altra squadra è ancora arrivata in doppia cifra, segno che la secondaria della squadra di casa è veramente su un altro livello. Grazie Alberto, e quindi cambio di possesso di nuovo di Galbo in cabina di regia. Siamo tornati a distanza del field goal, è come se questo drive non fosse esistito, solo il tempo mangiato. Lancio di Galbo, lancia su Gianfelici che questa volta riceve, trattiene, guadagno pesantemente all'interno della red zone, all'interno delle 10 yard. A questo punto sarà un secondo tentativo e gol, perché la palla viene posizionata più o meno sulle 4 yard difensive Panthers. Momento estremamente importante per i Dolphins, perché devono... Chi è che ci ha messo la pezza? Dales. Tanto è onnipresente Dales, più o meno. Allora, stiamo vedendo l'attacco che ha reso i Dolphins famosi. Nuovamente questi attacchi veloci, ficcanti, precisi, grandi aggiustamenti, grandi blitz. E questa, c'è una flag, purtroppo, c'è una flag. Per i Dolphins è un'azione molto bella, molto ben combattuta, però non è stata trattenuta la palla dal ricevitore. Da Nocera. Che era solo. Era solo ed è stranissimo perché Nocera è il offside, difesa. Mezzo distanza dalla goal line, ancora primo down. Offside difesa Panthers, abbastanza vistoso è stato, devo dire, l'ingresso del defensive end, per la precisione defensive end destro Panthers, che è entrato abbastanza evidentemente. Ovviamente noi dobbiamo attendere il lancio della Spieghiamo cosa flag. Significa la mezza distanza. Quando la capienza delle yard non è sufficiente, o comunque al doppio della distanza che serve per combinare la penalità, viene data a mezza distanza. Quindi fossimo a 5 yard, ci sono 15 yard di penalità, viene data sempre la mezza distanza. Di Galbo trattiene la palla, scarica
su incompleto, su, se vedo bene, Sherman. Esatto, e avevamo visto Sherman schierato come ricevitore, ha fatto la classica traccia out, un ben coperto. Ecco, forse in questo caso Di Galbo, con la capacità che ha di correre, avrebbe dovuto congelare i giocatori difensivi di Parma e magari correre lui verso la end zone, anche se c'era la spia, perché comunque sono 3 yard. Sherman è uscito, è entrato a quattrone. Brutto snap, bruttissimo. Hanno ridato la cortesia. Scarica direttamente fuori, in realtà lancia su quattrone, ma direttamente fuori. Fasi concitate, bruttissimo snap. È saltata un po' la tranquillità della squadra. Diciamo che la pressione dei Panthers sta cominciando a fare effetto, soprattutto in questa goal line defense che stanno giocando in maniera superba. È un terzo tentativo e gol per i Dolphins, che devono mettere punti sul tabellone. Ancora quattrone in campo, schierato come ricevitore. 2 yard da conquistare. Terzo e 2, 2 tentativi per varcare la goal line e riaprire la partita per i Dolphins. Brancaccio schierato al fianco di Di Galbo. Corre Di Galbo, corre Di Galbo, e non sembra, almeno da questa prospettiva, che corre, sia riuscito. Poco, ma corre. Che sia riuscito a varcare la goal line, almeno da questa prospettiva. Vediamo dove verrà posizionato il pallone. No, qui comincerebbe a guadagnare, ma viene placcato. De Mas, che si attacca alla sua spalle e manca praticamente un pochissimo, 10 centimetri, sì o no. La palla è praticamente sulla goal line a questo punto. C'è un giocatore di Parma di che Parma, si è infortunato, vediamo di chi si tratta. Sembrerebbe Viviani, visto così. Quindi in attesa di i Dolphins si avvicinano al la Loris Aquinati, che è il responsabile per l'attacco. Chiaramente la posizione è una posizione assolutamente da ingolosire, perché siamo a un quarto tentativo, ma mancano veramente pochi centimetri. Ricordiamo ancora quello che manca da giocare alle due squadre. Il 14 maggio, scusate, il 14 maggio hanno vinto l'ultima partita, quindi il campionato, la regular season per i Dolphins, per finisce, i Dolphins qui. Finisce con questa partita, mentre invece i Panthers avranno ancora da giocare contro i Mastini di Verona, che comunque è un impegno, perché la semifinale di Coppa, questa partita, potrebbero avere la pausa per quanto riguarda la wild card che giocherebbero gli altri. In questo momento in effetti sono qualificati al secondo posto con questo punteggio 5-17 i giocatori dei Panthers, alla seconda posizione in classifica, però avranno ancora una partita contro i Mastini. Intanto vediamo che Sherman viene schierato, e forse non è un caso, come running back alle spalle di Di Galbo. Ricordo, mancano veramente centimetri per varcare la goal line, è un quarto tentativo, quindi o la va o la spacca. La linea difensiva di Parma si posiziona nei gap per cercare di chiudere ogni possibilità, vediamo quale sarà, ed è una option esterna che però ce l'ha fatta. Vediamo. Sì, alzate, sì. Alzate le braccia. E Sherman riesce. Proteste da parte della formazione di Parma, che in effetti è millimetrica la situazione, perché chiaramente la palla deve varcare la goal line per essere considerato touchdown. In ogni caso gli arbitri hanno alzato le braccia al cielo, quindi è touchdown per i Dolphins, il punteggio passa a 11-17, se Alberto ci sente può intervenire tranquillamente. Abbiamo un po' di problemi per causa forse della distanza. Alberto, ci senti? Ora sono tornato, cioè vi Perfetto. Sento, sempre un po' scatti, ma vi sento. E comunque volevo dire che in questo caso l'uscita di Viviani si è sentita per la fisicità che questo giocatore porta alla linea difensiva di Panthers. E in questo modo i Dolphins hanno avuto non un gioco facile, ma comunque un gioco più facile nell'andare a segnare. Allora, il punteggio cambia, va a 12-17, quindi partita assolutamente apertissima. Vedi che il numero 42 di Parma, Dales, chiede il down, cioè però se il fatto di non avere
il fatto di aver messo il gioco a terra. Comunque, al di là di tutto, al di là di tutto, gli arbitri quello, hanno... quello che è stato fatto in questa azione è abbastanza interessante, perché dopo aver portato palla sempre lui, che cosa ha fatto Di Galbo? Ha usato la parte larga del campo, cioè lui se n'è andato portandosi tutti i giocatori della difesa, o almeno una buona parte dei giocatori addosso, poi ha rilasciato il pallone all'ultimo minuto sfruttando l'inerzia di Dale, il quale comunque ha combattuto tre giocatori per, prima di essere placato. Brancaccio direi che trasforma, e a questo punto siamo nuovamente al kick-off che darà il possesso di palla ancora ai Panthers Parma. Sì, quindi partita assolutamente apertissima. Credo che il punteggio debba essere corretto sul monitor. Sì, diciamo la regia al 12, e il ritorno di prima è stato molto bello da parte dei giocatori maglia bianca, come lo è stato quello dei Dolphins. Anche questo non è un brutto ritorno, ma sicuramente non paragonabile a quello di prima. La siamo palla... sempre con il numero 18 Ampomà, Silvestre Ampomà, il quale raccoglie la palla e poi si invola fino alla linea delle 30 yard. Riesce a procedere con il pallone, e adesso sarà in campo l'attacco Panthers, che ha bisogno sicuramente di cercare di rimettere punti sul tabellone, perché adesso sente il fiato sul collo da parte dei Dolphins, anche perché la differenza di punteggio fra le due squadre è meno di un touchdown. Alberto, quindi, se ci senti, ci piacerebbe sapere l'atmosfera sulla sideline di Parma. Alberto mi sa che non ci sente. Scarico veloce per Bowles, talmente veloce che non è riuscito neanche a ripartire. Buona guardia della difesa dei Dolphins. Il ricevitore riceve, completa naturalmente. Avete visto il blocco che va dall'esterno verso l'interno dell'altro ricevitore, quindi stiamo vedendo anche una bellissimo modo di disegnare le azioni da parte della formazione di Parma, da parte di coach Mattioli, che ha già fatto vedere ottime cose per quanto riguarda la sua fantasia. Bosche trattiene il pallone, decide di correre in proprio, si ritrova in realtà più circondato da maglie bianche che da maglie verdi, ma tutto in caduta, e di conseguenza non riesce ad andare più o meno da nessuna parte. Ha guadagnato un certo numero di yard, ma nulla di sconvolgente. È un terzo tentativo, mancano 4 yard. Vediamo Alberto che si sposta dalla sideline, probabilmente c'erano problemi di comunicazione. Se Alberto adesso ci senti, intervieni quando vuoi. Non ci sente. Nel frattempo il pubblico si infiamma, perché sente l'odore del sangue della preda, e invece i Panthers con una empty house, 5 ricevitori fuori, andranno sicuramente a un lancio interessantissimo come idea, ma non come realizzazione. Era diretto al numero 6 Finadri, Tommaso Finadri, uno dei top receiver della formazione delle Pantere di Parma, ma veramente mal lanciato. Mi piace sottolineare il fatto che qui in tribuna al Mandela vi siano tanti tifosi Panthers e tantissimi tifosi Dolphins, ma la seconda parte è più ovvia visto che siamo ad Ancona. La prima è molto bello vedere tanta gente, e tanta gente che tifa la propria squadra. Attenzione, three and out, siamo al punt, quindi la difesa di Ancona ha fatto ottima guardia, vediamo se sarà una finta, no, è un punt. Quindi calcio di allontanamento eccellente, molto alto, un hang time fantastico, ed è un fair catch, ossia il giocatore in maglia Dolphins, quattrone, ha preferito dire: io ricevo la palla, però la ricevo qui e non la avanzo. Questo è il significato del fair catch. Quando tu agiti il braccio vuol dire che non puoi essere avvicinato a più di un metro, quindi questa buffer zone nella quale i giocatori della maglia avversaria non possono entrare, ma tu in cambio della tua incolumità o del fatto di ricevere tranquillamente la palla concedi il fatto che non avanzerà il pallone. Bel breakdown questo da parte della difesa adesso di Ancona, che è riuscita a fermare l'attacco dei Panthers, e si riparte con Di Galbo in regia con un primo 10 sulle 20 yards. Di nuovo in campo quindi l'attacco dei padroni di casa verde arancio, alle spalle di Di Galbo Brancaccio, due ricevitori da una parte e uno dall'altro, Sherman che si è sganciato, scarica e non riesce a ricevere
un gesto atletico fantastico di Sherman, il quale si è avvitato in aria, guardate, ha staccato i piedi da terra ma non è riuscito a ricevere questo pallone, a trattenerlo, peccato perché era veramente un gesto che meritava il completo per il gesto atletico. Una nota di assolutamente di colore è stata che Sherman nella caduta è rotolato a cavallo delle 50 yard fuori dal campo e c'era porta borracce Panthers e ha chiesto lui alla sideline Panthers di spostarlo perché effettivamente lì non andava molto bene. Al lancio di Galbo su Sherman che riceve, poi viene quasi abbrancato, un paio di viene a brancaccio esattamente da Caccialupi prima di tutto e non guadagna quasi nulla ma viene fermato immediatamente, viene francobollato in maniera ineccepibile dal numero 16 Caccialupi che fa un'ottima guardia e siamo al terzo tentativo e 9 yard da conquistare, palla in mano ai Dolphins che in questo momento inseguono con 5 lunghezze di distanza. Siamo a un lancio lungo, il braccio ce l'ha e Quattrone viene, forse si chiede l'interferenza, non sappiamo, la signora Elvira Di Battista non si prende questa responsabilità, Quattrone la chiede abbastanza tranquillamente, non da in escandescenze. Beh, tutti l'impatto c'è stato nel momento in cui Quattrone si è girato se per possiamo rivedere la se sì, possiamo l'abbiamo, rivedere l'abbiamo appena visto il replay e infatti devo dire che probabilmente gli estremi per l'interferenza potenzialmente c'erano. Vabbè, la discrezionalità arbitrale assolutamente è ineccepibile e noi non la discutiamo, non in questa sede almeno, infatti. Poi i microfoni spenti è un altro problema. Quarto e 9 e siamo brancaccio al punt di allontanamento che come sempre viene un po' così, non troppo buono, però prende una buona ruzzola, perdonate questo bolognesismo, ed esce sulla linea delle 30 da cui ripartiranno i Panthers con un primo tentativo 10 in questo terzo periodo di gioco. Quindi di nuovo per il momento, a parte il touchdown segnato dai Dolphins che ha portato il punteggio su ciò che vedete in sovraimpressione, cioè 12-17, rimane il fatto che per il momento gli attacchi abbiamo un po' di problemi in cuffia. Vediamo se Alberto ci sente nel frattempo. No. Alberto purtroppo non ci sente, non riesce a intervenire dalla sideline di Parma, sarebbe interessante qualche riflesso di commento su che cosa succede sulla quella goal line. Nel frattempo in tribuna sono arrivate una ventina di automobili d'epoca con i loro clacson. Come credo possiate sentire, ma soprattutto spero possiate sentire noi, è una corsa flag sul terreno di gioco, è una corsa a occhio, la flag dovrebbe essere per qualche blocco non completamente legale. Vediamo, bella questa azione con i due guardie in pull, cioè escono i due uomini di linea, la backside della linea, anzi la guardia del tackle, escono e aprono la strada buttando fuori il defensive end e difatti con la mobilità che si ritrova Bowles riesce. Holding, attacco numero 60, 10 yard di priorità dal punto del fallo, si rigioca il primo down. Si tratta di Cariola, Elia Cariola, il quale trattiene un giocatore della linea difensiva dei Dolphins originando questo fallo che porta il guadagno da parte dei Panthers per chiudere il down a 18 yard, quindi primo tentativo e 18, 15, 16 da conquistare. Ed è ancora Bowles che fa un miracolo, era quasi a terra, si rialza, schiva due placcaggi e guadagna 7 yard. Bowles indiscutibilmente come Deis si sta guadagnando lo stipendio. Io non ho capito perché uno così lo fa giocare quarterback, io lo farei giocare running back. Sì. Ma io sono io. Evidentemente Mattioli non è d'accordo. Quando lo vedo ci discuto perché Monardi QB e lui running back, sai che meraviglia. E ogni tanto ci si può infilare anche Deis. Comunque al di là di queste battute spero veramente ancora una corsa di Bowles.
Allora, diciamo che se posso fare una critica a questo attacco è che è troppo balls dipendente. Molto, molto, veramente tanto. Cioè, non si può far correre in continuazione il quarterback, sia perché si affatica tanto e dopo corre il rischio di perdere lucidità, sia per il problema che rischia e rischia tanto. Io spero che voi che ci state guardando e seguendo riusciate a sentire le nostre voci, perché qui al Mandela devo dire che diciamo che anche non sentire potrebbe non essere una cattiva minus, idea. Però ancora Bosco questa volta però fa troppi giri e viene ricacciato indietro, anche se conquista circa una yard. Sì, però è la quarta azione di seguito che porta la palla Bowles, e questo alla fine della partita c'è il rischio che la paghi. Alla fine della partita puoi pagarla, però non ha chiuso il down, ma io credo che in questo momento con Monardi che entra in campo con il numero 9 cercheranno qualche gioco. In realtà io la giocherei, ma io sono io come dicevo poc'anzi. Anche perché manca mezza yard. Ah, attenzione, Monardi schierato come ricevitore e in regia nella Wildcat c'è il nostro amico Dales, il quale corre lui. Corre lui. Corre lui e chiude il down. Ampiamente. Solo. Wow. Pesante. Petrilli. Beh, allora, ha cercato di andare a prendere una telefonata interurbana senza prefisso. Sì, sì, ma è automatico. Petrilli, devo dire che col numero 26 Dolphins ha avuto un discreto coraggio a cercare di andare a fermare Days lanciato in quella maniera. Però vedi, se tu sapendo quello che succede riesci a farti bloccare, sto parlando della difesa dei Dolphins in questo momento, vuol dire che l'attacco è veramente potente, quadrato. Sì, e quindi ho un primo tentativo, la palla è sulle 36 difensive, ancora Days con la palla, cerca di saltare un paio di giocatori ma non gli va. Ho come l'impressione che Bowles stia prendendo fiato. Ma vorrei anche vedere, cioè, c'è una flag sul terreno di gioco lanciata adesso, cioè a gioco assolutamente fermo. Sarà un comportamento antisportivo da parte di qualcuno. Sicuramente da parte di qualcuno che ha lasciato andare un qualche colpo. Vedi una che qualche anche, discussione di anche troppo. Anche il nostro Dance sta claudicando, nel senso sta corricchiando piano. Sì. Lo vedo un po' provato anch'egli. Ma ricordo che qui ad Ancona la temperatura adesso sta leggermente rinfrescando, ma sta anche tramontando il sole. Fino ad ora abbiamo avuto una temperatura. Ci sono due falli nell'azione a palla morta. Comportamento antisportivo, attacco numero 70. Comportamento antisportivo, difesa numero 92. Le penalità si annullano, si gioca al secondo down. Scambio di cortesia. Non hanno il 92, dicono. C'è i Dolphins. Il piccolo problema è appunto che il numero 92 non esiste per i Dolphins. Correzione 91 difesa, fallo del 91. Sono stati lunghi di uno. Sì, l'hanno un attimo allungata. Sì, ma sicuramente stavo dicendo la temperatura è quella di oggi, è stata veramente una temperatura estiva e soprattutto per i due giocatori americani, Bowles e Days, che hanno giocato praticamente tutta la partita senza fermarsi. Un attimo incompleto per Zatti. Lancio veloce sull'esterno, vedi, si preoccupa più del difensore in arrivo, anche se era lontano il numero 2 in maglia verde, Lorenzi, si preoccupa e perde il pallone, però diciamo che questo terzo tentativo e 5 non è una situazione drammatica, no, anche perché i Panthers hanno sempre 5 punti di vantaggio. Ed è corre di nuovo lui. Basta, non se ne può più. Fate correre gli italiani, per favore. Credo sia riuscito a chiudere il down. Sì, esatto. Però veramente Bowles sta facendo tutto. Cioè, in attacco sta facendo tutto lui. Ci manca solo che lo schierino free safety e ritornatore e poi abbiamo fatto. Sì, dopo c'è il cartello completo solo posto in piedi, però. Perché comunque è un bel giocatore, perché assolutamente, nonostante lo sforzo fisico, vi ricordo che all'inizio della partita c'erano 30 gradi, adesso rinfresca un po', ma prima era veramente dura. Au. Fine del quarto, si cambia campo. Allora, finisce il terzo quarto, si passa all'ultima frazione di gioco, il punteggio lo vedete, 12-17, c'è un intero quarto da giocare, quindi la partita è non aperta, ma bensì apertissima,
perché si può decidere in qualsiasi momento. Sono due squadre che non stanno mollando assolutamente nulla, ovviamente, ed è il motivo per cui è stata selezionata questa partita come Game of the Week. E a questo punto direi, Massimo, che è stata un'ottima scelta, perché è effettivamente una signora partita. Assolutamente. L'unica cosa che non capisco è dove sia finito il nostro Alberto, del quale abbiamo perso le tracce. Questa cosa mi preoccupa. Ah, ecco Alberto. Alberto, ci senti? No. Io suppongo mi sentiate se parlo, quindi ok, nel caso non sento io voi, mi scuserete. Comunque la mia sortita in Sideline Panthers è durata poco per problemi di connessione. Ho trovato comunque una squadra molto unita, in cui è stato curioso vedere i giocatori che di solito sono importati in campo, come Diaco, Alinove, addirittura Malpeli Avalli, che nel frattempo si è ritirato, fare ruoli, diciamo, da coach, potremmo dire, molto bravi a usare le direttive degli allenatori per aiutare i giocatori in campo. E su questa considerazione di Alberto riprende la partita con un'azione assolutamente inedita. Sì, corsa centrale di chi? Aspetta, quanto tempo ho per rispondere? Dai, dammi due numeri. Datemi un 4. Li giochiamo. Datemi un 2, 42. Sì, devo dire che la cosa che mi lascia un po' perplesso è che Panthers hanno da sempre avuto, ricordiamo l'anno scorso, avevano una scelta di giochi pressoché infinita, ed era una meraviglia vederli. Gli infortuni non aiutano, come, no, come sai. No, sicuramente no. E siamo ancora a Bosch che corre dietro al running back, che ovviamente il blocco del numero 42 gli apre la strada sul corner esterno. Chiusura del down. Chiusura del down, la palla è sulle 11 difensive Dolphins. Questo è un drive molto importante, perché comunque sia, qualunque cosa succeda, la partita prende una piega. Primo e 10 sulle 11 yard, ed è ancora... E Sherman ferma l'uomo sbagliato. Vedi, gli è mancata la gamba a Bowles, e probabilmente gli è mancata anche perché comincia a causare un po' di stanchezza. Ma sì, guardalo, vedi, perde proprio corre, il passo da solo. Sì, perde il passo e facilita l'intervento del difensore. A Bologna avrebbero detto si è inciampato in un radicchio, ma non è il suo caso. No. Ti ricordo che siamo ad Ancona. E non so come dicono da queste parti. Non nascondo la mia ascendenza felsinea. Allora, siamo a un secondo tentativo ed è un fumble. Ai 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 ai, brutto snap. C'è qualche scollamento. Beh, già Bowles a quanto pare riesce a prendere la palla. C'è qualche scollamento sull'intesa offensiva. Difatti è già la seconda volta che uno snap, il primo ha forzato due punti ad Ancona, e questo a momenti viene recuperato dalla formazione GLS Dolphins, quindi qualche problema sicuramente esiste, ma sono cose che capitano. Assolutamente. Bowles è riuscito a ricoprire il pallone di spinta. È un terzo. Dales nel backfield. Time out Panthers. Allora vediamo se c'è Alberto. Se Alberto è da qualche parte per chiedere. Scusate, come al solito non sono riuscito a sentire la vostra domanda. Se riuscite a ripeterla, forse adesso dovrei riuscire a coglierla. No, volevamo solo avere da te, visto che sei sulla sideline vicino alle squadre. Vi dico quello che sto percependo da qui, in particolare su quel fumble. Era proprio sulla mia linea visiva diretta. Bowles ha avuto un riflesso fulmineo, perché c'era Domeniconi pronto a ricevere il pallone, e poi proprio all'ultimo istante il quarterback di Parma è riuscito ad evitare il disastro e mantenere perlomeno il possesso. Quindi adesso grazie Alberto. Time out richiesto dai Panthers, chiaramente per calmare un po' le acque, perché c'è stato un attimo di agitazione. Ricordo che sarà un terzo tentativo e almeno 4 le yard da guadagnare, e la palla è posizionata in un punto estremamente favorevole per i Panthers, perché siamo a cavallo delle 13 yard difensive Dolphins. Sicuramente questo è un drive molto molto importante
per i Panthers e ovviamente altrettanto per i Dolphins, perché qualora dovessero segnare, ricordo che siamo nel quarto quarto, è vero che di tempo ce n'è ancora tanto, ma per... ma non fanno, fanno fatica ambedue a segnare, è una partita a basso punteggio. Poi ti racconto una cosa dei punteggi, vediamo, vediamo cosa succede. È Bowles che va al lancio, un lancio lungo che viene deviato. Deviato, fantastico, un bellissimo intervento. Adesso qualcuno si è schiantato sulla rete, speriamo niente di grave. Sì, i Panthers detengono un record assieme ai Warriors di un Super Bowl di tanti anni fa che finì 76-62. Questo è più di, sono 7-6-13, 134. 138 punti, praticamente è il record dei punti segnati in un Super Bowl o in Italia Bowl in Italia. 76-62, che è veramente uno sproposito. I andiamo Panthers al vanno al field goal. Fairley è già schierato, prende le sue misure. Posizione ghiotta per Fairley, indiscutibile. Ed è buono, buono. Quindi il punteggio va a 12-20 e a questo punto c'è più di un touchdown. No, oppure c'è un touchdown trasformato. È una trasformazione da due punti. Il che porterebbe comunque al pareggio. È comunque una segnatura. Ovviamente bisogna trasformare da due, che non è facile. No, soprattutto contro una difesa granitica come quella di Parma. Però la partita rimane in piedi perché sette punti sarebbero stati devastanti per la per i Dolphins. In questa maniera c'è ancora una speranza e devo dire che le due squadre stanno onorando in maniera perfetta, ineccepibile, encomiabile e soprattutto spettacolare il fatto di essere the game of the week qui su Eleven. Ora, di nuovo special team in campo, adesso ci si può aspettare quasi di tutto per questo kick-off, perché potrebbe essere un calcio lontano o uno squib kick, potrebbe essere più o meno qualsiasi cosa. La posizione dei Panthers è... Allora, se fosse Firenze farebbe un calcio basso, sicuramente un onside kick, sicuramente. Coach Bryce fa queste cose, gli piacciono, vediamo se anche coach Mattioli ha questa teoria. Non credo che i Panthers abbiano bisogno di fare una roba del genere, anche perché sarebbe un po'... No, e difatti calciano lungo. Calcia lungo, pesante, no, non profondo, lungo, lunghissimo. Riesce direttamente dal campo senza colpo ferire. Senza colpo ferire, dicevamo. E quindi attacco Dolphins in campo per questo drive d'attacco, posizione non felicissima, è sulle 20, dato che il pallone è uscito direttamente dal fondo campo. Alberto, se ci senti, quando vuoi. E comunque, anche in questo caso, sulla panchina dei Dolphins non manca l'entusiasmo e la fiducia. Solito Alessandro Camelli, prontissimo a rincuorare i compagni, ma di Galbo... Tutti quanti sono pronti a dare battaglia fino alla fine di questa partita. Jet sweep del numero palla 88 Giuliani. In motion. C'è un palla fumble che sfrombola. Come non detto. E niente. A questo punto breakdown importantissimo, perché è stato De Massa a ricoprire il fumble. Il placcaggio che ha aperto le braccia al portatore di palla gli fa perdere l'ovale e prontamente i Panthers ricoprono. Posizione pericolosissima. Ci sono proteste però da parte della sideline dei Dolphins, che sostengono che al momento del contatto il giocatore fosse già a terra. Down by contact. Vedremo cosa decidono gli arbitri. Vediamo... ma non mi pare, vediamo. No, qui siamo, no, ancora al kick-off. Il kick-off. Però vediamo. Attenzione, il capo arbitro sta portando a centrocampo. Sì, anche perché l'head coach Rotelli è in campo e richiede la conversazione con il referee. Al momento pare che il referee non se ne sia o accorto o non considera la situazione. Adesso chiamerà probabilmente l'arbitro, no. My time. Esatto, e si avvicina. Time out dell'arbitro. Time out Dolphins. No, time out Dolphins. Allora, non ha chiamato il coaching conference, ma l'ha chiamato Rotelli con un time out. E Rotelli lo vediamo
lo vediamo parlare direttamente con il referee, il signor D'Amato. Sicuramente coach Rotelli starà chiedendo il fatto che il giocatore avesse già avuto il ginocchio a terra quando è stato placato, quindi la perdita dell'ovale è avvenuta dopo che l'azione si sarebbe conclusa a termini di regolamento. Certo, perché nel momento in cui... Questa è la sua richiesta sicuramente, perché non vedo altre possibilità, anche se prima indicava qualche cosa sulla nella goal line alla nostra destra. Comunque vediamo... In ogni caso... L'arbitro non sembra prendere una decisione opposta, per sì, cui no, lascia tutto così. Quindi attacco Panthers in campo, posizione sulle 27-28 difensive Dolphins, primo tentativo e 10, di nuovo posizione ghiotta per l'attacco parmense, e il tempo intanto si sta muovendo, questo tutto a vantaggio. Primo e 10, spostamento dell'uomo di linea d'attacco, primo e 10 per i Panthers, che vanno per le terre per un semplice motivo, perché adesso Dale fa quasi quello che vuole, ma soprattutto perché così si mangia il tempo. Chiaramente adesso l'obiettivo Panthers è far correre il tempo, se possibile mettere punti sul tabellone, ma la cosa fondamentale per Parma a questo punto è far correre il tempo. Vediamo che sia Deis sia Bowles rimangono in campo in attesa, stanno guardando la sideline, stanno guardando la sideline per l'attesa, in attesa di, eccoci schierati, formazione molto chiusa per Parma, ancora palla a Deis che ancora semina un attimo il ma panico, ma è ovvio, perché in questo momento cercano di entrare, se non entrano un field goal li porterebbe a 23-12, il che significa due segnature e il gioco, per cui la matematica finiti sarebbe dalla parte dei Panthers, che in questa maniera guadagnerebbero vincendo, almeno in questo momento sono secondi, quindi vanno a occupare una delle due caselle in alto delle semifinali, quindi i Dolphins in quel caso sarebbero i quarti in classifica e dovrebbero giocarsela nella wild card per l'accesso alle semifinali. Sì, come abbiamo detto fin dall'inizio, questa partita è non tanto importante per l'accesso ai playoff, perché tutte e due le squadre sono nei playoff. Di nuovo stesso schema, spostamento dell'uomo di linea, ma flag che vola, ritardo di gioco, attacco 5 yard di penalità e ancora secondo down, un delay of game per Parma che sposta di poco gli equilibri, perché tanto sono 5 yard, quindi adesso hanno un primo tentativo e circa 15 da coprire, e vediamo di nuovo ancora lo stesso schema, spostamento per Bowles, finge di lanciare e nonostante tutto con un second effort riesce a guadagnare un paio di yard con la spinta. Vedete una penetrazione immediata, ma riesce con la spinta a guadagnare un altro paio di yard e di conseguenza sarà un secondo tentativo e 13 da guadagnare per Parma per arrivare alla chiusura del down. Vedi che insomma continua sempre lo stesso schema, si schierano e poi l'uomo di linea si sposta ed è ancora Bowles che si incarica di portare avanti la palla, guarda come spinge, però io non trovo molto molto giusto far correre in questa maniera il quarterback. Ma sono d'accordissimo, capisco che manchi Puda, ma non penso che manchino running back alla formazione parmense. No, anche perché a questo punto siamo ormai vicini alla fine della partita e continuare a far correre il running back vuol dire comunque fargli correre dei rischi, rischi che poi ricordiamo potrebbero riflettersi su i playoff. No, ma intanto si sono tolti di torno fino a questo punto i Panthers, una partita che servono le wild card, perché altrimenti da qui all'ipotetico 2 luglio giocherebbero tutte le settimane. E niente, di nuovo Bowles che corre. Bowles corre, questa volta è Rotelli, Raffaele Rotelli, che lo ferma, figlio d'arte,
E solito schema, prende la palla, la linea apre un spinge, buco, lui si fa indietro, poi parte con un piccolo delay. Adesso la posizione è assolutamente favorevolissima, al punto che siamo a un quarto tentativo e due yard per chiudere il down, ma naturalmente c'è Ferli in campo che fa il tentativo di field goal. E quindi diventerebbe, con un ipotetico 23-12, una differenza di abbastanza incolmabile di 9 punti, Ferli, che sono due segnature. Impossibile che sbagli da quella distanza. 11 punti, scusate. Quindi andiamo a... C'è l'importanza del field goal sbagliato, bloccato dai Panthers, perché allunga il possesso a 11 adesso questa segnatura di Ferli. Se i Dolphins invece avessero messo il loro calcio, staremmo ancora parlando di un gioco, di una partita da un possesso, invece ora sono due. Molto difficile per Di Galbo, che è qui al mio fianco, recuperare questa partita. Io, tra l'altro, preso dal calcio di Ferli, non mi sono accorto di essermi trovato nella linea di fuoco di Di Galbo, che provava i lanci col suo quarterback di riserva. È stato un momento complicato, ma posso assicurarvi che sono salvo. Soprattutto pericoloso per te, perché i lanci di Colin Di Galbo sono delle specie di siluri. Quindi, allora, di nuovo kickoff. Il punteggio a questo punto, lo vedete, è 12-23. La situazione per i Dolphins a questo punto è decisamente complessa. Non sappiamo quanto tempo manca alla fine della partita. Secondo me sono quasi attorno ai 5, 4-5 minuti. Più o meno credo anch'io che saranno questi i tempi, il tempo sarà questo il tempo rimanente. 5-23 ci comunicano. 5-23. In teoria il tempo c'è. In teoria il tempo c'è, ma ci sono anche i Panthers. Sì, che magari non sono molto d'accordo. Però rimane il fatto che abbiamo visto in altre partite, in altre situazioni, non sto parlando di Dolphins, non sto parlando di Panthers, che con 5 minuti a disposizione, eccolo. Ed è il calcio corto recuperato. È già una flag. Ma forse l'ha toccato, l'ha prima toccato che prima facesse delle 10. Yard. Prima delle 10. O forse c'è una partenza, un offside. Dicono che sia atterrato, che non siano passate le yard necessarie per riprendere il proprio calcio dalla panchina Dolphins. Questo è quello che si sente lamentare. Ma adesso, se c'è la possibilità di vedere il replay, visivamente mi è sembrato non fossero passate le 10 yard. Sostiene che è stato toccato prima che avesse compiuto le 10 yard. In effetti sembrava così. Vediamo che cosa decideranno. Probabilmente ci potrebbe essere anche un fuorigioco, perché vedo che lo fanno. Esatto, è un fuorigioco di un giocatore dello special team bianco. Offside, quale... squadra che calciava, esatto, numero 46. Avevamo due possibilità. 5 yard al punto precedente e si ripete il calcio. Quindi vengono indietreggiati sulle 30. Suppongo che non rifaranno la stessa cosa. Credo proprio di no a questo punto. Ci vorrebbe un bel fegato. Io lo rifarei, ma io, come ti dicevo, sono io. Ci vorrebbe davvero un bel coraggio. Però tutto è possibile. Vediamo che cosa decide il coaching staff. Tra l'altro, la regola nuova impone che negli special team i giocatori non partano con la rincorsa che c'era un tempo. Infatti, c'era gente che partiva con 20 anni di rincorsa, arrivavano giù come delle mine. Sì, ed era poi il motivo per cui gli special team erano considerati uno dei reparti più pericolosi in assoluto. Ma i più divertenti in assoluto, te lo assicuro. Ma questo dipende dalle situazioni. Però adesso, io non ho mai militato negli special team, per cui non ho esperienze in merito. E vediamo Ferli cosa farà a questo punto. Tum, tur, tum, tur, tum, tur, tum, e no, tira il calcione che esce, probabilmente no, perfetto ricevuto, bellissima ricezione, molto tempista. Giuliani riesce a involarsi molto bene, riesce ad arrivare quasi alle 30. Buoni blocchi, buona la lettura, c'è stato un groppo qui sulla parte destra del campo, vedete, lui riceve con un attimo di ritardo, parte. E qui si incastrano in questo punto i giocatori che potevano prendere da dietro, ma comunque fanno ottima guardia sulla parte esterna in pursuit i giocatori della squadra parmense. E allora ritorniamo con l'attacco dei Dolphins in campo. Primo tentativo 10, palla sulle 35. No, sulle 30. 30, esattamente sulla riga delle 30. Di Galbo ovviamente in cabina di regia, trip sul lato sinistro, al lancio su Gianfelici,
che viene fermato immediatamente, ma il lancio è completato. È impressionante la velocità con cui si chiudono i difensori arretrati della formazione di Parma sul ricevitore. Vedi, il ricevitore è libero, riceve, non fa in tempo a girarsi, che ne ha uno addosso e due in arrivo. E due in arrivo. Sì, game tackle per però intanto Parma. Siamo al primo tentativo, 10 yard sulla linea delle chiuso 40. Il down, linea 40, di nuovo altro tentativo. E questo è un sack. E questo è un sack molto pesante Bilkery. Da parte di Bilkery, che compaiono all'improvviso, vedi, non c'era nessuno, all'improvviso un 2-3, eccoli qua. Beh, il 75 verde, cioè Caruso, diciamo che se l'è fatto proprio passare sotto il naso, era talmente veloce Bilkery che non è riuscito ad acchiapparlo. E questa è una perdita di 10 yard, non è bello per la formazione dei Dolphins, che va con un secondo e 20. Vanificato ancora il discorso. Quattrone. Buono su quattrone. Anche qui vedi, i giocatori in maglia bianca sono già lì, addirittura cerca di sdraiarsi su di lui il cornerback con il numero 37 per mangiare ancora tempo. Si trattava di Zanardi, che gioca d'astuzia, però c'è qualcosa che ci deve comunicare l'arbitro. C'è una flag. Holding, attacco numero 60, 10 yard di penalità e ancora secondo down. Ed è una trattenuta da parte dell'uomo di linea con il numero 60, Moretti, che fa fatica ad arginare la linea difensiva, dove svettano sicuramente Bilkery e Viviani. A questo punto sarà un secondo tentativo e 30. Oltre al numero 83 Racheli, sta facendo una bella... sta facendo una bella partita la linea difensiva di Parma, molto impegnativa. Sta facendo andare indietro invece che in avanti i Dolphins. Buono su Gianfelici. Ricevuto in quattro intorno a lui. A questo punto dimezza la distanza. Sì, distanza assolutamente dimezzata, sarà un terzo e 15. D'altra parte adesso i Dolphins devono rischiare qualcosa, perché non è Di Galbo che si decide in proprio, tre uomini frontali a lui. Beh, se non lo prende per la maschera sarebbe anche meglio. No, dicevo, se non lo prende la maschera, il fallo non è che esista un fallo. No, ma in effetti è stato un intervento molto molto, come dire, forse un po' eccessivo dal punto di vista scenografico. No, c'è una presa per il collo, c'è un horse collar clamoroso. Ah, se è un horse collar, sì. C'è un horse collar clamoroso, ma l'abbiamo visto solo nel replay. È stato preso assolutamente il collo di Di Galbo. E questo è un intercetto. E questo è un intercetto perfetto. È un intercetto anche sanguinoso, perché porta un ritorno di almeno 15 yard. È un lancio che viene... e d'altra parte sparacchiato come... via proprio sotto all'ultimo pressione. Secondo, grandissima pressione. Panchina siamo... Dolphins incandescente per questa sequenza di giocate, in particolare per lo Scholar che menzionavate voi in diretta. Ma adesso sul momento chiaramente voi siete lì sulla sideline e sicuramente l'avete visto molto meglio di noi. Noi l'abbiamo potuto vedere solo dal replay, ma era abbastanza vistoso e soprattutto pericoloso. Si può chiamare la VAR? No, qui non è un altro, no. Scusate, un altro sport, perdonatemi. Sì, un altro sport che oltretutto no, anche no, grazie. Comunque, 4 minuti alla fine della partita, 11 punti, quindi due segnature, e molto, la molto, diventa pesante, molto, molto difficile per il Dolphins. Nel frattempo, grandissima ricezione di Pruth sul lancio di Di Galbo, chiaramente intercetto. Bravo lui, bravo anche Caccialupi, che faccia una grande partita. Due giocatori sono mancati tantissimo alla secondaria di Parma nel resto della stagione. E naturalmente adesso si corre. Adesso piove sul bagnato con 15 yard di corsa. Con Dez che buca secondo completamente. Me Dez stasera si mangia una fermentina da 1,5 kg se vuole recuperare energia. E userà tanto ghiaccio anche. Perché comunque è vero che è molto fisicato, ma è tutta la partita che prende e dà. Quindi, E nel football, come tutti sanno, anche se le dai, le prendi. Alla fine le prendi per forza di cose, perché comunque tu placchi un giocatore avversario, ma quello ti arriva addosso. Quindi indiscutibile il fatto che chiaramente adesso assisteremo a un
a un gioco su terra per forza di cose. Chiaramente in ogni caso non rischieranno i Panthers di perdere la palla, per cui sarà palla Deise pedalare. Allora noi approfittiamo di questo inizio dei titoli di coda Panthers, perché adesso naturalmente c'è anche il time out, approfittiamo di titoli di coda per ringraziare per queste bellissime immagini che avete visto fino adesso di questa partita assolutamente accesa e combattuta almeno fino a 5 minuti fa, Lorenzo Ancarani in regia, che ha dato vita assieme alla sua squadra a questa fantastica diretta. Quindi time out in corso chiamato da Parma, la partita sta andando verso, chiaramente verso la fine. Il problema grosso è che vi sono due segnature che distaccano le due squadre, quindi anche se il tempo potrebbe essere sufficiente, ma con due segnature onestamente la cosa diventa molto complessa. Alberto, se tu vuoi intervenire, quando vuoi. Volevo intervenire per dirvi che secondo me, vorrei sapere cosa ne pensate, la game ball i Panthers dovrebbero darla a Dawson Days, perché ha già giocato tre ruoli, ha giocato il suo di linebacker, ha giocato quello di running back da corto yardaggio che di solito è roba di Diaco, e ha fatto anche running back sui primi down perché manca anche Puda. E mantenere un certo livello di performance quando giochi tre ruoli, praticamente sei sempre in campo, è tutto fuorché facile. Ti dirò che ne ha giocati quattro perché ha fatto anche il cubino alla Wildcat. Quindi sì, è con 30 gradi e continua a macinare yard assolutamente in modo infermabile. Quindi direi che il match winner fino a questo punto è lui. Sì, Deisa ha veramente fatto 1 minuto e 57, vale come avviso per i due minuti. Ecco, come avete sentito, entriamo nei due minuti finali. Chiaramente a questo punto possiamo dire che la partita è virtualmente finita, non vi è assolutamente il tempo. Adesso appunto continueremo ad assistere per questo minuto e 57 secondi, continueremo ad assistere a palla a terra e pedalare, perché tanto nessuno ha voglia di mettersi a lanciare in una situazione di questo tipo a meno di due minuti dalla fine. Palla bossa e pedalare. Sì. O Boss o Days. No, Boss. Poi no, è veramente Days che... e sta correndo molto bene, regge il primo impatto, il secondo, il terzo, e va anche a segnare probabilmente. Ha segnato. Hanno mollato, i Dolphins ormai hanno mollato. Sì, perché non può, se dopo rivedremo il replay, non può assolutamente esistere che un giocatore pur stazzato come Days rompa almeno quattro placcaggi. Quindi già avevamo detto la partita era virtualmente conclusa, a questo punto è assolutamente conclusa, perché il punteggio va 29 per Panthers, 12 per Dolphins. Mancavano meno di due minuti, mancava un minuto e 50 secondi, figurarsi adesso. Ferri naturalmente va per l'extra point. Felli il cecchino e sbagliane uno e c'è un fallo. Vabbè, suppongo sia un fallo attribuibile alla difesa dei Dolphins. Sì, è stato evidente, Raffaele Rotelli che è andato a toccare Felli, ma ovviamente la penalità deve essere attribuita. In ogni caso era riuscito a segnare l'extra point, viene declinato. Ecco, guardate adesso la corsa di Days. Allora, primo placcaggio, secondo placcaggio, Randy into the kicker, difesa numero 11, la penalità è declinata, terzo, la trasformazione è valida, quarto, quinto, e alla fine cade dentro. E posso confermarvi che il bordocampista è un mestiere molto più rischioso di quello che si pensi, perché oltre ai lanci di Galbo ho rischiato anche di venire travolto da Days. Se l'avessero spinto lungo la sideline me lo sarei trovato in braccio. Bene per i Panthers e bene per me che siate in un altro modo. Beh, però lo avresti placcato. No, secondo me sarebbe stato Days che avrebbe asfaltato Alberto. Adesso non facciamo delle leggende, sì, dai. Beh, intanto, tenendo conto del fattore peso potenza, intanto il punteggio si fissa sul 30 a 12 in favore dei Panthers, i quali
pur con le assenze di cui abbiamo parlato prima, si confermano una squadra decisamente ostica. Con assenze importanti ha dimostrato di essere una squadra veramente da tenere in serissima considerazione anche per il proseguo del campionato, anche perché se poi riuscirà, come mi auguro per i Panthers, a recuperare qualche giocatore di quelli importanti infortunati, molto probabilmente diventerà una squadra assai complessa da battere. Lo sai che i playoffs poi diventano una cosa completamente a sé stante. Solito calcio lunghissimo di Felli che va come al solito direttamente fuori dal fondo campo. Nel frattempo Massimo e Stefano, se avete preferenze per l'intervista lato Panthers, direi, visto che abbiamo intervistato un giocatore Dolphins per il primo tempo, sono tutto orecchi, sono già in sideline Panthers pronto per intercettare il giocatore che suggerirete. Ma guarda, io parlerei con un giocatore di linea di difesa, sceglielo tu perché hanno fatto veramente la differenza. Vanni Belli può andare? Perfetto, direi perfetto. Ma no, magari uno che è meno celebrato, che non sia Bill, Caribelli o Viviani, vedi tu, insomma, per dare spazio a persone che comunque hanno giocato una partita eccellente, senza però avere sempre gli ore della cronaca. Poi è vero che sono quelli più bravi, quelli un pochino meno bravi, però insomma diamo spazio, vedi tu. Ricevuto. Sì, nel frattempo c'è stato il primo tentativo per i Dolphins con una portata di Brancaccio che ha guadagnato all'incirca 5 yard. Ed è flag. Un fallo. A questo ormai punto siamo veramente time totale. Sì, veramente agli sgoccioli della partita. Vediamo che penalità è. Partita viziata da un po' di errori da parte dei Dolphins, che fallo personale, face mask, difesa numero 8, 15 yard di penalità dal punto di fine corsa, primo down. Allora, dicevo, la partita è stata un po' viziata da errori dei Dolphins, che sono stati capitalizzati in maniera ineccepibile dai Panthers, che dimostrano di essere una squadra, una formazione assolutamente fredda e calcolatrice e capace di far fronte anche a mancanze, a problemi di vario tipo. Insomma, è una squadra che ha un roster molto lungo e una gestione molto oculata delle energie, tranne che per Dale. Lì no, non ha risparmiato niente. No, lui non ha proprio risparmiato niente. Ma anche Boss, credo che alla fine della partita sarà una doccia molto prolungata la sua. Ricalcolata la lunghezza per la penalità, evidentemente c'era stato un errore dal punto di partenza. E quindi chiusura del down. Sarà un primo tentativo. Poco meno di un minuto alla fine. 1:10. Un minuto e 10, lancio veloce su Orlandini e quattro difensori che chiudono. È incredibile veramente, le game tackle di Parma sono impressionanti. Il primo rallenta, ma l'avversario non passa un secondo e arrivano altri tre maglie. La prima cosa che ti viene da pensare quando vedi la squadra in campo è una disciplina assoluta nel rispetto dei ruoli. Sì, ognuno sa quel che deve fare e lo fa senza farsi prendere da facili entusiasmi. Brancaccio nel frattempo arriva alla chiusura del down. Sì, dai, a questo punto proprio la partita è arrivata ai titoli di coda. Stiamo proprio parlando di giocatori che camminano in campo, insomma c'è un po' di tutto. Ma sì, perché la partita è finita. Ancora Brancaccio, ancora una sua buona corsa. Ecco, ci manca solo che segni, che dopo si mangiano le mani. Sì. Comunque, adesso vedrai che, vista la posizione in campo e vista di nuovo la chiusura del down, vedrai che adesso Parma reagisce in maniera diversa. Perché queste due ultime corse sono state fatte proprio perché la partita è finita. Scarico del pallone da parte di Galbo su Bussaglia, il quale
finita. Finita la partita. Si chiude qui. La partita finisce qui con il punteggio di 30 a 12 a favore dei Panthers Parma, che quindi si qualificano come seconda squadra in classifica in questo momento, mentre i Dolphins rimangono quarti nella loro posizione pre-partita. Ecco, quello che potrebbe cambiare a questo punto la prossima settimana, salvo vedere poi il risultato dell'altra partita che vede Ryan Sevalli. Ragazzi, penso se volete sono qua con Vanni Belli. Prego, vai Alberto. Che è il volto di questa difesa. E avevamo chiesto a Viviani, ma ha detto che si vergognava, esattamente. Vanni invece tu ci metti anche la faccia, e diciamo che è la partita giusta per celebrare una defensive line che anche nei momenti in cui il resto della squadra ha subito infortuni, magari non girava, ha sempre trascinato tutta la squadra. Quindi credo che oggi sia la giusta occasione per rendere giustizia al lavoro che hai fatto non solo oggi ma a lungo tutta la stagione. Ti ringrazio, è una soddisfazione sentire dire queste cose. Semplicemente cerchiamo di lavorare al meglio per la squadra e quello che serve nel momento, diciamo. Sì, io mi rendo conto che è veramente un bel reparto, una bellissima difesa, e adesso dai, adeguiamo anche tutto il resto e poi piano piano andiamo. Io ricordo di aver visto, quando avete giocato contro i Sim, una partita chiaramente non facile, anche un po' di tensione, però si percepiva che era la rabbia, diciamo, di una squadra che vuole tornare dove sente di meritare di stare, e in quella partita non ci è riuscita. Al termine di una stagione comunque difficoltosa, come vi sentite rispetto all'inizio stagione e che prospettive avete su questi playoff, visto che comunque chiaramente siete la squadra che deve difendere il titolo? No, ci sentiamo sicuramente meglio, devo dire. Il feeling tra di noi sta salendo, ovviamente si stanno ottimizzando le cose, come è giusto che sia secondo me nell'arco di una stagione regolare. Poi non è andata esattamente come volevamo, ma va bene lo stesso, insomma, è importante arrivare cazzuti ai playoff, dai, poi... Siete in corsa tutti i fronti, quindi in bocca al lupo per il resto della stagione. Grazie, sarà dura e comunque apprezzo. Grazie, buon lavoro. Grazie a Belli, grazie a Alberto per questa intervista. Le squadre, ovviamente, come sempre succede, si stanno salutando. Chiaramente un po' di... come dire, non felicità da parte dei Dolphins, ovviamente hanno perso una partita contro una signora squadra, e il tutto sarà comunque fonte di, ma intanto i Dolphins sono ai playoff. Beh, questa è la cosa importante per i Dolphins, poi in che posizione ci arrivi non è che avrebbe cambiato molto per loro, cambiava solo per i Panthers il fatto di arrivare secondi o non arrivare in un posto già in semifinale assicurato. Direi che la stagione dei Dolphins è stata eccellente, hanno fatto vedere ottime cose, margini di crescita soprattutto per quello che riguarda recupero di infortuni e squadra al completo, però i Panthers sono sicuramente la squadra che in questo momento, assieme ai Seaman, ha fatto vedere una tenacia, una coriacità abbastanza preponderante rispetto ad altri. I playoff saranno molto interessanti, soprattutto nelle wild card, perché vedremo che cosa riusciranno a fare per poi andarsi a posizionare nella terza e nella quarta posizione, che incontreranno appunto le due semifinaliste. Il Super Bowl di Bologna si avvicina, il campionato avrà ancora una partita importantissima, che è lo scontro della prossima settimana, come dicevamo, fra i Warriors e i Ducks, per capire chi sarà la squadra che non sarà messa ai playoff, quindi rimarrà fuori dalla contesa, e quella che entrerà fra i bolognesi e i romani. Nel frattempo per i Dolphins questa è l'ultima partita di regular season, quindi qui si ferma la regular season Dolphins. Ci sono ancora in pratica due giornate, anche se poi l'ultima giornata equivale a una sola singola partita. Benvenuto Alberto, che ci ha raggiunto qui in tribuna dopo aver camminato e rischiato la vita sulla sideline. Diciamo che Deisa corso, ma anch'io i miei chilometri li ho fatti. Hai fatto più yard tu di Deisa, credo che il tuo total offense sia sommato a quello delle due squadre. A mercoledì escono le statistiche, fida, vediamo. Dopo vediamo cosa dice Massimo Foglio, che vogliamo menzionare e ringraziare, il nostro Deus Ex Machina dei numeri, perché poi il football, ricordiamolo, anche se oggi non vi abbiamo tediato con i numeri, o almeno appena un po', è una cosa importantissima.
Io vorrei approfittarne così in questo momento per ringraziare la perfetta regia di Ancarani, il quale ci ha deliziato con queste immagini accurate, perfette, poi una bellissima cromia, e tutta la sua squadra. Dopodiché lascio a te Stefano e Alberto la parte conclusiva, direi. Sì, anche per... Andiamo... Mettiamoci a sedere. Ah, sì. Scusate, comunicazione di servizio in cuffia, sì. Non capivamo da questa voce paradisiaca molto profonda da dove venisse. Abbiamo avuto un momento di silenzioso panico perché sentivamo le voci. No, io poi avevo già indossato lo zainetto pronto ad andare via, invece vedi che... No, ma oltretutto c'è il piccolo problema che storicamente parlando, se uno sente le voci va a finire malissimo, perché di solito almeno esatto. Sul rogo, e quindi meglio se abbiamo stabilito più velocemente il fatto che le voci arrivavano dalla regia. Dunque, a questo punto la cosa da semplicemente segnalare, anche se al momento non è ancora accaduta, è la festa per Alessandro Gammelli, che come dicevamo fin dall'inizio chiude questo campionato, ma essendo la regular season, alla fine della regular season c'è, per raggiunti i limiti di età, e c'è una, al termine della partita ci sarà da parte dei Dolphins una non solo sorpresa ma anche e soprattutto una spaventosa grigliata. Ah, questa cosa mi piace, devo dire che mi esalta. Posso menzionare un racconto del presidente Lombardi che mi ha parlato delle cifre dei Dolphins quando si tratta di grigliare, quantità di arrosticini, di litri di birra. Si difendono egregiamente come fanno in campo, anche a tavola. Qui mi dispiace che non ci sia Massimo Foglio, perché sarebbe il caso che lui censisse in maniera numerica tutto quello che accadrà dal punto di vista dei tonnellaggi di vettovaglie. Chiedo per un momento a Massimo, che è uno dei dirigenti Dolphins, di apparire un attimo, perché questa è la prima sorpresa che viene fatta a Gammelli. Vedete la maglietta? Vedete, la maglietta è stata fatta apposta. Abbiamo fatto una maglia Gamover, come vedete, e ovviamente perché con un'espressione molto particolare di Alessandro, che ha fatto un po' di tempo fa. E poi ecco, questa è la prima sorpresa, poi festeggeremo tutti insieme perché ovviamente se lo merita. Come dicevamo, con birra arrosticina grigliata in clubhouse. Ebbene, allora, intanto applaudiamo a tutti Massimo. Questi giocatori. Grazie a voi. A tutti questi giocatori che hanno una longevità in campo. È chiaro che il football americano è uno sport di violenza controllata, certo non possiamo dire che è uno sport per signorine, però si cerca di tutelare i giocatori. Ci piace il fatto che esistano persone che non si limitano a 2, 3, 4, 5 campionati, ma ne giochino tipo 20. E questo è bello perché significa che è uno sport che appassiona. Assolutamente. Bene, detto questo io direi che scusa Alberto, prego. È uno sport che appassiona da guardare, uno sport che appassiona da giocare, e stiamo vedendo tra l'altro in campo in questo momento una sorta di addol a fine partita che vede presente lo stesso Gammelli, perché alla fine oltre al piacere di giocare c'è anche il piacere di condividere con delle persone, tante nel caso del football americano, allenamenti, fatica, gioie, delusioni, e quindi credo che sarà questo che celebreranno questa sera i giocatori dei Dolphins. Sì, sicuramente, e a questo punto direi che lasciamo andare i Dolphins alle docce. C'è questo momento, secondo me stanno correndo fiumi di lacrime in quell'addon, però l'importante è che scorrono fiumi di bibite, birre, acque, ecco, gasose e arrosticini. Vedete Andrea Polenta, vedete Rosati, altro giocatore di lunghissimo corso, vedete col 62 Gammelli, vedete Caruso. Questa è praticamente la linea che sta probabilmente commuovendosi tutti insieme. Sta celebrando una cosa quello molto che bello. Potremmo definire il proprio capitano. Anche perché è il gruppo, diciamo il position group, che ha lo spirito di corpo maggiore, perché sono in campo sempre loro, devono lavorare di gruppo più di tutti gli altri reparti, e quindi chiaramente anche i rapporti che si vengono a creare ne risentono in positivo. Benissimo, detto questo, abbiamo visto una bella partita. Abbiamo visto due belle squadre che si sono affrontate a viso assolutamente aperto. Hanno vinto i Panthers, giustamente e senza discussione. A questo punto
direi che possiamo chiudere la nostra diretta, ringraziare chi ci ha ascoltato, ringraziare tutto lo staff, dalla regia a tutti coloro che hanno dato la possibilità a chi segue su Eleven Sports questa partita. Intanto da Stefano Serafini un grazie, un arrivederci ai prossimi appuntamenti, Alberto Cantù, arrivederci a tutti alla prossima, e Massimo Terracina, arrivederci, grazie a tutti e a risentirci a presto.